Ancitano. Presente. Diadema. Assente. Foggia. Presente. Iacono. Assente. Buzzotta. Presente. Mauro. Presente. Alestra. Assente. Gagliazzo. Presente. Firenze. Assente. Provenzano. Assente. Safina. Presente. Cangemi. Presente. Bonmarito. Assente. Arena. Assente. D'Annibale. Assente. Marascia. Presente. Caruso. Presente. Impeduglia. Presente. Tumbiolo. Presente. Giacalone Giuseppe. Presente. Zizzo. Assente. Poderà. Presente. Norrito. Assente. Randazzo. Presente. La Grutta. Presente. Giacalone Isidonia. Presente. Alagna. Assente. Di Gregorio. Assente. Pernice. Assente. Ingargiola. Assente. Sualmia. Presente. Sedici su 30, la seduta è valida. Passiamo. Nomina degli scrutinatori: Marascia, Impeduglia, Burzotta. È pervenuta una nota del consigliere Alagna che per problemi personali sarà assente del Consiglio Comunale di oggi. Inoltre è pervenuta telefonicamente una giustifica del consigliere Ingargiola che si trova ricoverata, ci facciamo in bocca al lupo anche a lui, e alla consigliera Provenzano, anche lei è ricoverata in ospedale, quindi forse arriverà più tardi. Il consigliere Ingargiola ha subito un intervento oggi. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Atto numero 75 dell'11/6/2015, lettura e approvazione dei verbali precedenti. Atto numero 76 dell'11/6/2015, comunicazione e svolgimento di interrogazioni e interpellanze. Atto numero 77 dell'11/6/2015, riconoscimento debito fuori bilancio in favore della signora Bertuglia Mattia derivante da sentenza 552/2014 del Tribunale di Marsala nella causa promossa da Bertuglia Mattia contro Comune Mazara del Vallo. Consigliere, prendere posto. Atto numero 78 dell'11/6/2015, regolamento istituzione e disciplina del registro amministrativo dell'Unione Civile. Atto numero 79 dell'11/6/2015, modifica l'articolo 4 e 5 e 11 del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvazione delibera del Consiglio Comunale numero 131 del 27/11/2009. Atto numero 80 dell'11/6/2015, regolamento comunale relativo agli atti depositati presso la casa comunale, ritirata. Atto numero 81 dell'11/6/2015, mozione di riqualificazione borgata costiera. Metto in votazione che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che sono lo dichiari. Votato all'unanimità con l'astensione del consigliere. Sì. Consigliere Randazzo, con l'astensione del consigliere La Grutta. Del consigliere La Grutta. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, comunicazione, svolgimento, interrogazione, interpellanze. Ha chiesto di parlare il consigliere Iacono, prego, ne ha facoltà. Presidente, non abbiamo nessuno presente dall'amministrazione, colleghi consiglieri, presidente Nente. Volevo soltanto leggere una brevissima interrogazione, essere breve nel mio discorso, riguardo al ponte che abbiamo in Boccarena, che mi sembra che è un po' abbandonato a se stesso, magari per poter sapere cosa intende l'amministrazione, dato che dopo
che non si sa più la provincia di chi sono i compiti, se sono dell'amministrazione comunale o sono di qualche ufficio di competenza della provincia stesso, per vedere cosa si può fare per andare a migliorare questo ponte dopo che tanti anni abbiamo ottenuto di fare una cosa bellissima sempre attraverso la provincia, ma oggi come oggi completamente in uno stato di abbandono, e quindi più tempo passa più sicuramente ci vorranno dei soldi per andarlo a sistemare. Prima facciamo, forse meglio è, dato che oggi come oggi con la crisi che c'è in Cina, in tutta Italia, nelle parti del mondo, credo che non si possa più fare una cosa del genere ed essere utile per la città. Mi accingo a leggere l'interrogazione. Signor Sindaco, Presidente, colleghi, consiglieri. Come è noto, da diversi anni la città di Mazara del Vallo è abbellita dal ponte di metallo bianco che si erge maestoso sul Fiumarino. Un bel ponte che ormai da diversi anni è abbandonato a se stesso e all'incuria del tempo, perché non ha avuto uno straccio di attenzione e ha iniziato un processo di degrado lento e continuo per la completa esposizione all'azione aggressiva della ruggine. La ruggine sta agendo in profondità, molto in profondità, sulla struttura metallica e la corrode fino al suo interno, per cui tutta la struttura, tutto il ponte, anche le parti in acciaio, hanno urgente necessità di un intervento tecnico manutentivo per il suo totale recupero. Bisogna intervenire sulle parti corrose, sostituire le parti non più recuperabili e infine rivestire la struttura con una pellicola protettiva. Ogni ritardo aggrava quasi irrimediabilmente lo stato della struttura, nel quale possono vedersi parti metalliche profondamente corrose e quindi sono da sostituire con urgenza. Tanti mi chiedono e si interrogano sul silenzio che grava sulle condizioni del ponte di Boccalino, che ormai nella memoria visiva di tutti i cittadini lo amano, i turisti lo fotografano. È un segno di riconoscimento del nostro comune che non può essere abbandonato a se stesso, per cui bisogna fare pressione sugli uffici tecnici provinciali per garantire al ponte un intervento urgente di manutenzione e di mantenerlo ancora per una lunga vita al servizio della città e dei cittadini. Per quanto fin qui rappresentato, si interroga il sindaco per sapere se intende avviare una nota all'ex provincia di Trapani per richiamare l'attenzione sullo stato di degrado in cui versa il ponte sul Fiumarena e per avviare al più presto un intervento tecnico manutentivo finalizzato a recuperare le parti arrugginite. Se intende corredare la lettera da inviare all'ex provincia con una relazione tecnica e anche fotografica sullo stato del ponte sul Fiumarena per dare forza alla richiesta di manutenzione e pitturazione di tutta la struttura. Data l'importanza dell'argomento trattato, chiedo una risposta urgente e scritta. Allora, Presidente, come tutti sappiamo, ormai ci sono diverse cose abbandonate da quanto la provincia non si sa più se esiste o meno. E questa è una cosa, credo, molto importante per la nostra città, perché dall'altra parte abbiamo, diciamo così, una mini città e quindi non sappiamo come veramente si deve fare in giro. C'è anche il fatto della luce, il fatto di finire la strada, ci sono tante altre cose. Quindi è una semplicissima interrogazione dove ci chiedono tanti, e compreso tantissimi cittadini, anche noi consiglieri ce lo chiediamo, per sapere a chi vanno fatti questi passaggi, se al comune o alla provincia si deve sempre loro in prima persona, tramite uffici, a poter risolvere tutti questi problemi e questi compiti che erano di loro competenza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Iacono. Invito a prendere l'interrogazione del consigliere Iacono. Chi chiede di parlare? Consigliere Bruzzotta, prego. Grazie Presidente, colleghi, cittadini. Io ringrazio il collega che mi ha preceduto per aver fatto questa interrogazione, anche perché ricordo a tutti che la scorsa settimana, l'ultimo consiglio comunale, io avevo parlato appunto di questa cosa qua. L'assessore non mi ha risposto. E a tuttora, se il collega ha fatto questo tipo di intervento, vuol dire che ancora ne ha dato risposta e non se ne sa niente. Io invito l'amministrazione a prendere contatti con l'ingegnere Candela, che è il dirigente del settore urbanistico della provincia, persona che ha lavorato anche a Mazara, squisita, una persona molto preparata, e quindi poter vedere in sinergia appunto con l'ingegner Candela per vedere
sia questa problematica sia avere delle delucidazioni in merito alla SP38. Vediamo se questa strada prima o poi si può realizzare e si possono togliere i pedicoli per le lungomunità della città. Presidente, vorrei rincarare di nuovo la dose per quanto riguarda l'immondizia. Oggi tutti, chiunque ha visto il telegiornale, Tele 8, Televallo, ha visto che si parlava di nuovo dell'immondizia. Via America continua a esserci, non so più come definirla, se discarica, voglio dire, forse stanno facendo il centro compostaggio e quindi non la levano apposta per, non lo so, per realizzare energia elettrica. È una vergogna, Presidente. Mi auguro che l'amministrazione si attivi o con i privati, con i 191isti come dicono qualcuno, con la Belice Ambiente, con chiunque. L'immondizia dalle strade va tolta. Siamo in piena stagione estiva, sia per quanto riguarda i cittadini residenti, perché veramente si rischia un'epidemia, non lo so, sia per quanto riguarda i turisti, perché un biglietto di visita che vendiamo, una cartolina che vendiamo della nostra città, poco felice. Grazie. Grazie a lei, consigliere Burzotta. Ha chiesto di parlare il consigliere Foggia, prego, ne ha facoltà. Signor Rizzo, il microfono. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione, cittadini. Il mio intervento è mirato per quanto riguarda sull'area di emergenza di Mazara del Vallo, per quanto riguarda la radiologia. Proprio nei giorni passati si era paventata l'ipotesi di spostare dall'area di emergenza il reparto radiologia nell'ospedale di Castelvetrano. Proprio oggi era stata indetta una riunione dal direttore dell'ASP De Nicola, dal responsabile sanitario Siracusa, e che sottoscritto comunque ha partecipato, è stata fatta proprio a Trapani, in presenza anche di alcuni dottori del reparto di radiologia di Mazara, come dottore Caravaglios. Ebbene, posso garantire che comunque è stata scongiurata la chiusura dell'Unione Operativa di Radiologia dell'Area di Emergenza di Mazara del Vallo e che rimarrà aperta H24. Su questa tematica avevo comunque informato pure il sindaco, che di conseguenza pure si è mosso naturalmente con i giusti canali. Io, in qualità di consigliere comunale, ho fatto pure la mia parte. Infatti proprio domani il direttore De Nicola sta modificando, diciamo, questa disposizione che era stata prevista la settimana scorsa. Quindi volevo informare la città di Mazara del Vallo, considerato soprattutto il periodo estivo dove magari le affluenze aumentano in città, non ci potevamo permettere la chiusura del reparto radiologia soprattutto nelle ore notturne, e che grazie a questa modifica, all'impegno politico, siamo riusciti a mantenere il reparto radiologia H24 aperto, quindi fruibile a tutti. Detto questo, un'altra nota che comunque oggi ho protocollato, Presidente, per quanto riguarda la richiesta di alcuni documenti. Ho fatto la richiesta dati sulla gestione del rifugio sanitario e della ditta Ricara dell'anno 2014. Sottoscritto consigliere Francesco Foggia, sensibile alla problematica del radicismo, chiede alla signoria Vossa di avere i dati relativi alla gestione del rifugio sanitario e i dati relativi alla convenzione stipulata con la ditta aggiudicataria Ricara dell'anno 2014. Naturalmente questa documentazione la voglio, magari se si può fare pervenire attraverso la Presidenza, infatti questa comunicazione l'ho mandata sia ai dirigenti della Polizia Municipale e poi anche alle responsabili del rifugio sanitario e per conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio Comunale. Tutto ciò comunque per far capire se ci sono stati comunque con questa apertura del rifugio sanitario dei risultati lodevoli oppure no, anche su una questione di bilancio economico. Perché e devo capire se rispetto al 2013, diciamo, come comune abbiamo tratto dei vantaggi con l'apertura, diciamo, di questo centro sanitario dove vengono gestiti i cani. A mio parere sono convinto sì, da quello perché ho avuto, diciamo, un semplice dialogo con il responsabile della struttura sanitaria, ma naturalmente prima di parlare e di dare dei dati certi voglio acquisire la documentazione per renderla pubblica, perché se è vero quello che comunque ho sentito dire, quasi quasi conviene ampliare quella struttura sanitaria e non mandare più, diciamo, i cani a Caltanissetta. Solo questo, Presidente. Poi un'altra nota che volevo comunque fare
elogiare ancora una volta la classe operaia del Comune, compreso alcuni dirigenti e alcuni responsabili quando riguarda il verde pubblico, che stanno tanto in questo periodo, stanno lavorando sodo, e che proprio oggi comunque hanno iniziato pure il lavoro della, della polizia della spiaggia di città, e che proseguiranno nei prossimi giorni sia nel quartiere di Borgata Costiera e in altri quartieri della città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Foggia. Ha chiesto di parlare il consigliere Marascia, prego, ne ha facoltà. Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, e allora io volevo comunicare alla città di Mazara del Vallo, ma già si sa che è uscito il comunicato da parte dell'amministrazione che le acque del lungomare risultano assolutamente balneabili. Questo, una parte delle acque risultano balneabili, precisamente quelli che vanno dal porto fino alla scalinata di lungomare, dove c'è la spiaggia in città. Questo sicuramente rappresenta un punto di forza e un progetto importante, fortemente voluto dall'amministrazione e dal nostro sindaco Nicola Cristaldi, iniziato innanzitutto con una bonifica di quel tratto di lungomare che era semplicemente una discarica a cielo aperto. È stato bonificato nel corso della precedente amministrazione, sono stati chiusi gli scarichi fognari e oggi sono state fatte queste analisi che confermano che queste acque sono perfettamente balneabili. Quindi questo sicuramente rappresenta un punto di forza per la città di Mazara del Vallo. Adesso si dovranno effettuare altri passaggi burocratici e poi questa spiaggia e queste acque saranno fruibili per l'intera città di Mazara del Vallo. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Marascia. Ha chiesto di parlare il consigliere Safina, prego, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, giunta assente, colleghi consiglieri, città tutta. Sta arrivando la giunta. Mi fa piacere, quasi quasi l'intervento lo faccio anche dopo, perché guarda guarda vorrei chiedere le dimissioni di tutta la giunta del sindaco Cristaldi. Oggi su Televalle e su Giornale Sicilia leggo che Marsala, la nostra vicina città, ha percepito o percepirà 24 milioni di euro di contributo per la realizzazione di impianti fognari. Mazara, che è in procinto di avere 27 milioni di euro di contributi, penso che sarà un'altra volta perderà ancora questo contributo, perché ancora la notizia che quei territori demaniali dove deve essere attraversata dalla rete fognaria di Tonnarella, ancora non è stato fatto nulla né conferenza di servizio e non sappiamo nulla se hanno discusso a Palermo per vedere se questo territorio demaniale può passare al comune. Lettera morta. E io capisco che anche questi 27 milioni di euro, assieme ai 2 milioni di euro di un mese fa e assieme ai 280 milioni di euro e 280 mila euro che abbiamo perso proprio in questi giorni per la sistemazione di Sant'Agostino, questo qua, tutti i proclami del sindaco che ha fatto una nota di trasmissione televisiva dove arrivavano a Mazara 100 milioni di euro, guarda guarda, uno a uno si stanno perdendo tutti. E io non riesco a capire perché. È inefficienza da parte della giunta, è inefficienza da parte dei tecnici, è inefficienza da parte dell'amministrazione. Qualcuno voglio che me lo spieghi. Allora dico al signor sindaco, se è il caso di azzerare tutta la giunta, tutta, dal primo all'ultimo, anche se non hanno colpa, che lo faccia, al mio beneplacito. Perché io dico al sindaco di avvocare a se stesso tutte le deleghe degli assessori e nominare tecnici validi, perché se così non è, qualcuno mi deve spiegare perché Mazara continua a perdere uno dopo l'altro tutti i contributi. Non ce n'è uno che va a buon fine, però si sbandiera che Mazara ha le acque pulite antistanti la scalinata del lungomare, però non si parla che il TAR a momento bloccava anche il depuratore per il discorso che è stato aperto abusivamente. Però questo non si dice niente. Noi sbandieriamo a tutti che abbiamo le acque pulite di fronte al lungomare, però se perderemo 27 milioni di euro, guarda che farò una denuncia pubblica, perché non si può perdere in continuazione tutti i contributi che devono arrivare su questa città. Amate la città di Mazara del Vallo, non distruggetela, vi rimangono ancora 4 anni, lasciate un segno. Signor sindaco, mi rivolgo a lei che non è presente, ma lo dico in televisione, azzeri la giunta, si circondi di tecnici validi uno dopo l'altro, che l'aiutano a coadiuvare e a controllare tutti questi soldi perché vanno persi. Non capisco perché Marsala
ottiene i contributi e il giorno 9 inizieranno i lavori, si presenterà la gara, ma Zara ancora non sa niente. 280.000 euro per un po' di sospiro di sollievo, andare a lavorare qualcuno, qualche ditta mazzarese, non so, eppure si perde anche questo contributo e si continua a perdere tutti, cari colleghi. Qualcuno mi deve spiegare perché. Manca il controllo, manca essere vigili a queste cose. Ultimamente 2 milioni di euro abbiamo perso. E ieri, oggi, non so quanto è successo, 280.000 euro. E sempre, ripeto, lo spauracchio su 27 milioni di euro che si andranno a perdere. Questo è il mio rammarico, caro Presidente, che sta ad ascoltare. È inutile proclamare, l'acqua sono pulite, dobbiamo controllare e vegliare su questi contributi perché Mazzara continua a perderli, uno dopo l'altro. Che cos'è che non funziona a Mazzara? Cos'è che manca? Abbiamo un sindaco autorevole che vegli su queste cose, forse lui nemmeno sa niente di quello che sta succedendo e glielo dico io pubblicamente, deve controllare. Ritorniamo indietro con i pozzi dell'acqua, 10, 8 su 10 tutti rotti, siamo arrivati alla disperazione e poi si incominciano a comprare uno dietro l'altro. E allora per tempo controlliamo che queste cose vengono controfatte. Non dormiamo, non nascondiamoci la testa sotto la sabbia. Mazzara c'ha una tonnellella abusiva. La strada di Tonnellella è abusiva, l'ho detto migliaia di volte. Però si proclama che ci verrà una pista ciclabile su un territorio comunale e guarda guarda si interrompe dove inizia la strada demaniale. Allora si sa che quella è demaniale, lo sanno tutti che quella è demaniale. E allora perché non ci riappropriamo del nostro territorio? L'unica città di Mazzara nel mondo dove c'è il mare demanio privato e la parte comunale dove sta? Chi se l'è presa la strada comunale? Tutti lo sanno dov'è, però nessuno fa niente e si continuerà a perdere i contributi che verranno sulla, per la nostra città. E i 27 milioni sono l'artefice, sono la punta di iceberg che succederà. Non me ne starò in silenzio, lo sbandirò a tutti i mazzaresi, perché per inerzia, per nascondere la verità, si perderanno questi finanziamenti. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Safina. Chi chiede di parlare? Consigliere Crutta, prego. Grazie Presidente, ringrazio l'amministrazione, l'assessore presente e i pochi cittadini presenti. Sono tante le cose da dire, cercherò di far velocemente. Intanto le scadenze, poi energia, ho presentato un'interrogazione sul poi energia, 207.000 euro di finanziamenti a fondo perduto, voglio sapere, visto che scadeva il 14 luglio, oggi ne abbiamo 13, come è finita questa storia del Poi Energia, se il Comune Mazzara è riuscito a fare progetti, a presentarli e eventualmente, come dire, a ottenere questi soldi a fondo perduto. Poi altra scadenza, giudice di pace, scade il 30 luglio la possibilità, ai sensi del mille proroghe, di poter ottenere nuovamente in città il giudice di pace. Ancora non mi è dato sapere qual è l'ufficiale posizione dell'amministrazione comunale nel merito. Si farà questa domanda entro il 30 luglio, potremmo riottenere il giudice di pace, l'amministrazione lo vuole fare oppure no? Poi, rendiconto 2014, ad oggi non è pervenuto il rendiconto 2014, si sta tentando di far commissariare il Consiglio Comunale? Io spero di no. Altra scadenza, 31 luglio, alberi monumentali, censimento, la quinta commissione comunale ha presentato una mozione, purtroppo non è ancora calendarizzata ma abbiamo fatto una riunione con il settore, perché entro il 31 luglio si dovrebbe fare il censimento degli alberi monumentali in tutta Italia, anche nel comune di Mazzara del Vallo. Il comune entro il 31 luglio deve censire questi alberi e comunicare a regione e ministero questi dati. A proposito di alberi, e qui casca l'asino, i complimenti al settore che si occupa del verde pubblico io non li posso fare. Non li posso fare, voglio spiegazioni dettagliate perché non si può, a seguito di un'interrogazione assolutamente lecita, ricevere una risposta assolutamente non, cioè ha valicato ogni istituzione. Il responsabile del verde pubblico, gliel'ho detto anche di persona, quindi non ho nessuna difficoltà, ripeto, nel Consiglio Comunale, ha valicato nel rispondere a mezzo stampa e non, io ho fatto un'interrogazione al sindaco e quindi all'amministrazione, mi risponde il geometra fasullo a mezzo stampa firmando lui stesso il comunicato, scavalcando l'amministrazione comunale, scavalcando
l'ufficio stampa scavalcando il suo dirigente e non dando risposte nel merito. Io voglio sapere perché sono stati abbattuti questi due alberi, uno di fronte all'ex circolo cacciatori e uno all'interno della villa, se è lecito fare la domanda, se questi alberi non erano in buona salute e sono stati abbattuti per tutelare la salute pubblica, potrei fare anche i complimenti. Ma se non c'è nessuna relazione, e io ho letto la delibera e non c'è allegata nessuna relazione tecnica su queste cose, io la voglio, la pretendo, farò anche richiesta di accesso agli atti, perché voglio sapere se questi alberi sono stati abbattuti in maniera regolare oppure no. E non c'è niente, e non c'è niente da scavalcare tutte queste istituzioni, anzi io al posto vostro mi sentirei un attimo in imbarazzo, perché se qualunque, se chi lavora per i cittadini, i dipendenti del comune lavorano per i cittadini, una volta che si fa fiato sul collo si sentono in diritto di poter fare tutte queste cose senza dover dare spiegazioni tranquille e serene, bastava spiegare tranquillamente cosa era successo a mezzo ai canali giusti e non sarebbe successo nulla. Avrei fatto, ripeto, anche complimenti, mi riservo di farlo in seguito. Poi, per quanto riguarda invece un'informazione ai cittadini, è stata approvata la legge Tancredi, il che vuol dire che un lavoro che è durato oltre 2 anni e mezzo in varie tappe è riuscito ad essere portato a compimento. La legge Tancredi riguarda, lui il primo firmatario, naturalmente la collaborazione di diversi attivisti su questa cosa, riguarda gli appalti pubblici, la possibilità di invito tutti i cittadini ad andarsi a informare. A legge Tancredi, appalti pubblici, c'è un cittadino mazzarese in regione che è riuscito a far passare una legge. Io credo che questo è un fatto di cui essere orgogliosi. Per quanto riguarda Pietro Ingalgiore, il presidente della quinta commissione, io mi associo all'imbocca al lupo, naturalmente anche agli altri consiglieri di cui ho preso oggi la mancanza per motivi di salute. Radiologia, quella impasse che stava succedendo in radiologia e che è ancora in essere, è stata segnalata dagli attivisti del Movimento 5 Stelle a Tancredi, il quale ha parlato immediatamente quel giorno stesso che arrivò quella ordinanza di accorpamento di radiologia a Castelvetrano, e in quel giorno stesso diede impegno il direttore De Nicola di appunto ovviare a questa impasse che stava succedendo. Oggi apprendo che c'è stata una riunione e che quindi probabilmente si supera questa cosa. Altre cose, spiagge in città. Si è detto che è balneabile. Io chiedo ufficialmente se è balneabile quella spiaggia ai sensi dell'ordinanza numero 15/13 della Regione Siciliana e ai sensi delle linee guida di questo Stato, che dice tranquillamente, perché non vorrei che si succeda una cosa simile alla ferrovia. Sulla ferrovia c'è il demanio militare e quindi c'è una mancanza anche di soldi, quindi c'è tutta questa cosa che ancora continua ed è la ferrovia ancora là, i passeggeri sono ancora là. Spiaggia in città, io voglio sperare che si siano fatti bene i conti, ovvero che ai sensi delle direttive nazionali e di quello che riguarda la sicurezza e la distanza dai porti delle spiagge balneabili si sia valutata questa cosa. Non vorrei che si stia facendo, come dire, l'ennesimo annuncio a cui poi non si verranno fatti. Poi tra l'altro questo annuncio arriva in concomitanza con un'altra situazione, il TAR si esprime sul depuratore. Ma non si esprime nei modi in cui ho sentito erroneamente, non c'è nessuna sospensiva, io ho letto la sentenza, il TAR non emette nessuna sospensiva, la revoca è ancora in essere, anzi invita il TAR a valutare tutte queste cose nel merito, quindi la mancanza delle cose che si devono fare e non sono state fatte, mi riferisco alla vasca di ossidazione eccetera eccetera, a valutarle a gennaio. Nel frattempo non è stata emessa nessuna sospensiva, invito anzi il Presidente, io ce l'ho qui, a leggere il dispositivo della sentenza, di modo che ci facciamo tutti buona e ottima informazione. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, ho ricevuto una risposta da parte del geometra Ferrara, che fino a poco tempo fa a segnalazione seguiva intervento, ora mi scrive che non può eseguire più nessun intervento perché praticamente è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli impianti semaforici e di illuminazione, e mi dice che non può intervenire lì perché è stato pubblicato il bando in data 23 giugno 2015, sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte relative al bando di cui sopra,
che a tutt'oggi è in itinere. Per quanto sopra rappresentato, questo ufficio risulta impossibilitato a eseguire le elaborazioni richieste da codesto sospettabile consigliere. Quindi se io chiedo di sistemare un semaforo mi si dice che non si può fare questo intervento, un semaforo, non si può fare questo intervento, così come per esempio sul lungomare San Vito c'è la stagione estiva, là ci sono i lampioni ancora spenti, ci sono i problemi dei tombini ancora là in essere. Perché? Perché si è fatto il bando, ma nel frattempo che facciamo? Lasciamo al buio le strade? Per quanto riguarda invece l'acqua pubblica, ho segnalato diverse disfunzioni, diverse perdite, ebbene c'è una mancanza di comunicazione corretta con il cittadino, si invita il cittadino, qualora c'è una perdita nella sua presa, che non è la sua presa dal regolamento, si invita a intervenire e a pagare a sue spese. Nel regolamento vigente, informiamo bene i cittadini, nel regolamento vigente, non in quello che si dovrà variare, non esiste che il cittadino deve intervenire sulla presa che va dalla condotta idrica principale fino al suo contatore, anzi c'è scritto esplicitamente che la parte privata va dal contatore a dentro, dal contatore alla condotta, quella parte che il comune autorizza il cittadino a fare è assolutamente demaniale. La riparazione va fatta dal comune, ecco perché tutte queste disfunzioni non mi aspetto che si vada a riparare subito. Concludere il suo intervento. Per quanto riguarda Sant'Agostino, è vero, ha ragione il consigliere Safina. Ho letto ho letto un'informativa all'Albo Pretorio. Abbiamo perso il finanziamento. Io voglio sapere il perché, questa è la mia interrogazione. Per quanto riguarda poi. Ecco, una cosa propositiva assolutamente. Per quanto riguarda i 90.000 euro che derivano dai danni che sono stati accordati a Birgi all'aeroporto, 5 milioni di euro in una prima tranche e altri 5 in un'altra seconda tranche, questi soldi lo Stato italiano li ha messi a disposizione nei comuni che allora, nel 2011 quando ci fu la guerra in Libia, si videro privati del loro aeroporto, sono stati distribuiti queste somme e messe a disposizione dei comuni che allora si videro privati di questa situazione. Al comune di Mazara sono stati accordati 90.000 euro da spendere per turismo. Allora io chiedo, visto che all'oggi il programma dell'estate mazzarese non è ancora dato saperlo nei minimi dettagli, visto che per quello che è arrivato in commissione spesso si è detto che non ci sono somme per affrontare questa situazione, ora ci sono 90.000 euro che arrivano. La gestione, la provincia ha accordato anche queste somme perché avviene tramite la provincia. Vorrei sapere come l'amministrazione intende utilizzare questi 90.000 euro, vista l'imminenza della stagione estiva. Rifiuti. Consigliere Agrutto. Ho finito. I rifiuti, ci sono praticamente i rifiuti per strada, i lavoratori della Brescia Ambiente a cui va pagato lo stipendio. Va pagato lo stipendio, ripeto ancora una volta, non so perché a Castelvetrano pagano lo stipendio, da noi non si riesce, anche a Castelvetrano ci sono pignoramenti, così come qua. Inoltre, tra l'altro, io vorrei valutare nel merito questa cosa, bisogna distinguere fra la gestione commissariale che ha un conto corrente e quella precedente. Vorrei capire, perché so che c'è stato un appuntamento dal prefetto, se queste cose l'amministrazione sta valutando e se sta valutando l'opportunità di pagare la Brescia Ambiente, di modo che i dipendenti vengano a loro volta pagati. Detto questo, mi dispiace per l'atto che è venuto fuori, ovvero che il sindaco non poteva essere presidente della Brescia Ambiente, ora si è dimesso. Dico, probabilmente era bene rispettare la legge, al di là di fare queste incomprensioni, questi dubbi, forse era meglio evitarli già fin da prima, era meglio non farsi eleggere, come dire, presidente della SRR. Tra l'altro, a proposito della SRR, vorrei sapere perché i verbali di quella dell'SRR sul sito dove prima erano disponibili, ora invece non riesco a trovarne più nessun documento. Vorrei che fossero pubblicati. L'SRR fa parte del comune di Mazara del Vallo e il consiglio comunale deve poter accedere tranquillamente a quei verbali. Io vorrei accedere a quei verbali, grazie. Grazie a lei, consigliere Lagrutta. Ha chiesto di parlare al consigliere Cangemi, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, signore della Giunta, consiglieri, cittadini tutti. Vede Presidente, io ho appreso in questi giorni una bella notizia, quella della spiaggia in città, quindi per intenderci un lungomare Mazzini, che le analisi hanno dato il risultato sperato. Questo sicuramente da cittadino mazzarese mi fa immensamente piacere, perché avere una spiaggia in città, così come in tanti altri posti d'Italia, io qualche anno fa a Cefalù ad esempio notavo quella spiaggetta in città
che era sempre strapiena, tutte le attività che ruotavano attorno lavoravano alla grande. Quindi questa cosa non può farmi che piacere, anche perché c'è la possibilità di attrarre ulteriormente turisti, c'è la possibilità di creare altra economia, attrarre imprenditori e dare, valorizzare ulteriormente quello che è il nostro lungomare. Ma tutto questo, vede Presidente, non basta, perché sarebbe necessario anche attenzionare, per completare l'opera, sarebbe necessario attenzionare tanti altri fattori. Intanto, se le distanze dall'area portuale è sufficiente, io questa cosa non la so, però chiaramente questa amministrazione si sarà rivolta a dei tecnici che hanno potuto dare delle risposte certe, ma bisogna anche intervenire per migliorare la viabilità, la sicurezza stradale. Noi sappiamo benissimo quant'è pericoloso il lungomare Mazzini la sera, quando rimane quasi al buio nonostante i lampioncini che troviamo sul marciapiede. Evitare chiaramente di trasformare in campi rom piazzale Giovan Battista Quinci, già è successo, speriamo che non diventi un'abitudine parcheggiare lì per il rom e poi trovarci a nostra insaputa ad ospitare un campo rom vero e proprio, così come avviene anche al piazzale, quella piazzetta adiacente il porticciolo turistico San Vito a Mare, anche lì delle ruote parcheggiate, e vi assicuro che spesse volte è capitato di sentire dei cattivi odori provenienti praticamente da scarichi sicuramente fognari e che nessuno va a controllare. Quindi queste cose vanno attenzionate in tutti i 12 mesi dell'anno, ma soprattutto in estate, quando quell'area è ancora di più trafficata. Certo, quando si parla di turismo bisogna un po' tenere in evidenza tante cose, quindi che si possa fare il bagno in quella spiaggia, ripeto, a me fa piacere, ma queste cose non vanno trascurate. Così anche come ad esempio lo smaltimento di quei rifiuti che vengono generati prodotti dalle fiere, ad esempio in questo momento c'è la fiera del Ponente. Negli anni passati, io mi auguro che quest'anno non accada questo, negli anni passati, dopo una serata di attività, all'indomani era strapieno di cartoni, carte, nylon, eccetera, eccetera. Quindi chiedo all'amministrazione di attenzionare maggiormente questo problema, perché poi questa carta se ne va in giro per le strade e non è sicuramente decoroso. Poi per quanto riguarda, ritorno a parlarne della piazzetta dello Scalo, perché se il turista viene a fare il bagno nella nostra spiaggia in città, fa una passeggiata su tutto il lungomare e magari decide di andare a vedere il pesce fresco di Mazzara, oltre a non trovare il pesce fresco, ma trova della spazzatura, trova un'indecenza vera e propria, trova un commercio abusivo ed illecito. Io ho presentato già un'interrogazione su questo punto e spero vivamente che questa amministrazione abbia o stia prendendo dei provvedimenti seri, perché è veramente intollerabile. Poi volevo fare qualche domanda, così giusto, non ho delle interrogazioni precise che voglio presentare, volevo semplicemente fare delle domande e sperare di avere anche risposte delle interrogazioni precedenti. Lei, Presidente, mi ha confortato più volte dicendomi già da alcuni mesi sono pronte le risposte, non so a quale risposta lei si riferiva, perché ad oggi io non ho ricevuto nessuna risposta a tutte le interrogazioni. E volevo chiedere che qualche anno fa sono state acquistate delle biciclette che servivano ad incentivare questo tipo di sport, questo hobby, per snellire il traffico cittadino, ma io queste biciclette non le ho più viste. Cosa hanno fatto? C'è qualcuno, le ha noleggiate e pedalando se n'è andato in un'altra città con tutta la bicicletta e sono state depositate in qualche deposito? Cos'è successo a queste biciclette? Poi, per non parlare dei veicoli elettrici, anni fa sono stati acquistati dei veicoli elettrici, due, se non vado errato, da destinare al cimitero comunale a servizio dei disabili e delle persone anziane per trasportarli all'interno dell'area stessa, e due, una sorta di furgoncino, diciamo così, a servizio
dei vigili urbani o per la segnaletica stradale, qualcosa del genere. Ad ogni modo, questi erano veicoli che erano destinati a un certo tipo di attività e che ad oggi io non li vedo più circolare. Volevo capire che fine hanno fatto questi veicoli. Poi ripeto quella domanda che ho già fatto un paio di volte: se si sono completati i lavori di pulizia della spiaggia lungomare Fata Morgana e quali sono i costi finora sostenuti da questa amministrazione. Poi un altro punto che volevo sollevare: noi della terza commissione consiliare, tra le tante cose che abbiamo portato avanti, iniziative, regolamenti, mozioni, interrogazioni, atti di indirizzo e così via, abbiamo anche preparato un regolamento, il regolamento idrico, già diversi mesi fa. Questo regolamento idrico modificato dalla nostra in seno alla commissione diciamo aveva lo scopo di dare la possibilità a chi ad oggi non ha l'allaccio idrico, la propria abitazione, perché magari privo di concessione edilizia o di altre cose, però magari la casa è stata regolarmente sanata e risulta al catasto, e che pagano regolarmente la TASI, la TARI e così via. Quindi poter dare la possibilità a queste famiglie di avere anche l'appresamento idrico nonostante non ci fosse magari la concessione edilizia. Noi l'abbiamo consegnato questo regolamento alcuni mesi addietro, quindi parliamo 3-4 mesi fa. Ci siamo informati per capire che fine avesse fatto, quindi l'abbiamo consegnato agli uffici tecnici, al dirigente del terzo settore. Poi ci è stato detto ufficiosamente che era stato consegnato all'architetto ditta per ulteriori verifiche, ma a distanza di 3-4 mesi noi non sappiamo realmente che fine abbia fatto questo regolamento. Quindi desideriamo noi della terza commissione sapere che fine ha fatto questo regolamento, su cui noi abbiamo lavorato tantissimo. Un'ultima cosa e chiudo: per quanto riguarda concessione edilizie, purtroppo, e dico purtroppo perché mi dispiace veramente, sento continuamente delle persone che lamentano la lentezza nel rilascio delle concessioni edilizie. Noi sappiamo che quando il comune rilascia una concessione edilizia fa anche degli incassi, perché si pagano gli oneri di urbanizzazione, si pagano diritti, si pagano quello, si paga quell'altro, quindi potrebbe essere una fonte di guadagno, di incasso per l'amministrazione. Eppure, nonostante tutto, non si fa questo con una certa celerità, così come dovrebbe accadere. Ma la cosa ancora peggio è che si va praticamente a demotivare chi inizialmente è intenzionato a costruire, dopo una lungaggine burocratica di questo tipo magari abbandona pure l'idea di costruire, e questo viene lamentato da tantissime persone. Presidente, io mi auguro che l'assessore prenda in serio, provveda a sollecitare gli uffici e, se è il caso, anche potenziarli, perché il cittadino non può aspettare tutti questi mesi per il semplice rilascio di una concessione edilizia. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, consigliere Cangemi. Ha chiesto di parlare il consigliere Beduglia, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, amministrazione e colleghi consiglieri. Intervengo riallacciandomi a quanto ho dichiarato da alcuni consiglieri comunali che mi hanno preceduto. È notizia infatti di questa mattina, come hanno già specificato, che il TAR ha accolto positivamente il ricorso presentato dal Comune di Mazara del Vallo contro la decisione dell'assessorato regionale di revocare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore di Contrada Boccarena. Ebbene, il TAR si è espresso chiedendo che l'assessorato regionale riesaminasse il provvedimento sulla base dei documenti e degli atti forniti dal Comune di Mazara del Vallo. E ovviamente non è probabilmente espressa la parola sospensiva, ma mi dicono che giuridicamente il fatto che si richieda un riesame impone che il provvedimento in atto venga momentaneamente bloccato.
nell'attesa poi che il TAR si esprima accogliendo o bocciando il provvedimento. Quindi se ad oggi, così come ha detto poco fa la consigliera Marascia, possiamo esultare per il prestigioso e grandioso risultato ottenuto per la balneabilità delle acque anche di un solo tratto del lungomare Mazzini, è grazie alla messa in funzione del depuratore. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Betulli, ha chiesto di parlare il consigliere Fotorà, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, amministrazione, egregi consiglieri. Prima di parlare di quello che si è discusso stasera, io volevo parlare della legge che è passata a Roma, della buona scuola, è diventata legge ed è stato subito scontro alla Camera sul cosiddetta teoria gender, uno scontro per alcuni cartelli che sono stati esposti. Veda Presidente, io lo stesso cartello l'ho fatto per farlo vedere, spero che lei non si arrabbia. Giù le mani dai bambini. Consigliere Fotorà, abbassi questo cartello. Sì, però Presidente, è un cartello per fare capire che non ero il solo a lamentarmi di queste cose, per fare capire che cos'è la legge della buona scuola e allo stesso tempo cosa c'è dentro questa legge. Il tanto contestato articolo 16 della legge sulla buona scuola, infatti, assicura l'attuazione dei principi delle pari opportunità con la promozione dell'educazione alle parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti. Io è da qualche tempo che cerco di fare capire che cos'è la teoria gender. Però questa sera ho portato un fascicolo e lo volevo dare all'assessore Monteleone perché la vedo così sensibile in certe situazioni, per farglielo leggere, per vedere cosa c'è di vergognoso scritto in questo fascicolo e cosa vogliono che i bambini mettano in atto. Assessore Monteleone, io spero che lei stasera mi dia una delucidazione su questa cosa. Questo fascicolo è dell'Ufficio regionale per l'Europa, standard per l'educazione sessuale in Europa, praticamente è finanziato dal centro della Federazione Italiana Sessuologhi Sanità. Spero che lo legga e poi se ne accorge di cosa si tratta di questo fascicolo. Poi di quello che si è parlato stasera, vedete, creare dell'allarmismo su certe situazioni non è tanto bello. Qualcuno ha chiesto pure la testa degli assessori. Io vi posso assicurare che gli assessori fanno tutto il proprio dovere e lottano con le armi che hanno affinché risolvano i problemi. E prima di parlare di una perdita di un finanziamento, penso che si debba chiedere all'amministrazione dove sono arrivati con le carte e cosa stanno facendo. Assessore, qualcuno dice che stiamo perdendo il finanziamento di 27 milioni sulla rete fognaria. Creare allarmismi non è tanto bello, perché non è che il comune prende dei finanziamenti per poi perderli. Ci sono molti lavori che sono iniziati con i finanziamenti. Si dice che si dorme perché lei non sta. Consigliere Fotorà, si rivolga alla Presidenza. Si dice che si dorme perché qualcuno non sta in diretto contatto alle volte con gli assessori e vedono il duro lavoro che fanno per cercare di risolvere certi problemi di Mazzara, che ce n'è tanti di problemi. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Fotorà. Io il consigliere Giacalone, prego. Presidente, giunta, colleghi consiglieri. Signor Presidente, in questi giorni ho attenzionato molto la vita quotidiana, quella del tipo virtuale, che tutti noi sappiamo che oggi ovviamente internet e di conseguenza i social network sono diventati elementi di spicco ai fini di informatizzazione.
giovani di oggi, quindi non leggono più i giornali, ma le notizie le apprendono dai social. Ebbene sì, volevo porre una domanda, caro Presidente, soprattutto a certi colleghi che fanno parte della minoranza di quest'Aula, no? E la domanda è questa: ma la vostra non doveva essere un'opposizione costruttiva? Beh, se fosse così allora c'è qualcosa che non va, perché condividere sui social tutto ciò che in città non va bene non è costruttivo per la città. Mettetevi nei panni di qualche vostro amico che vive fuori, che si vede passare nella bacheca tutte queste notizie a dir poco strazianti. Che cosa possono pensare? La cosa sicura è che qui non ci verranno mai, e quindi bell'esempio che date della città, bell'esempio. Siete proprio costruttivi, attirate il turismo come una calamita. Lo stesso appello ovviamente rivolto anche a tutti coloro che da casa, no? Che da casa condividono e commentano notizie negative su questa città, senza neanche provare a leggere l'articolo, perché qualora lo si leggesse di sicuro non si reagirebbe in questo modo, sicuro. Quindi, signor Presidente, io per questo volevo anche invitare l'assessore Spagnolo ad avviare una campagna presso le scuole di educazione informatica, perché oggi questa è un'arma a doppio taglio, caro assessore, perché cioè, se la si usa bene, ben venga, ma se si fa un utilizzo sbagliato potrebbe essere distruttivo per la nostra città, soprattutto ai fini di turismo, perché condividere delle notizie, solo ed esclusivamente le notizie negative, di certo non è un bene per la nostra città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giacalone. Ha chiesto di parlare il consigliere D'Annibale, prego, mi ha fatto. Grazie signor Presidente, Giunta, egregi colleghi. Sarò brevissima in questo mio intervento. Volevo riallacciarmi all'intervento poc'anzi fatto dal consigliere La Grutta. Lo cito normalmente, anche se poi dovesse attaccarmi per fatto personale. Lei si deve rivolgere alla Presidenza, gentilmente. Allora, il consigliere La Grutta lamenta il mancato pagamento degli stipendi. Ebbene, sul mancato pagamento degli stipendi di Belice Ambiente ormai si è creata una situazione dei risvolti prettamente kafkiani. Risvolti prettamente kafkiani che non sono stati scevri da generare becere forme di populismo. Ebbene, mi spiego, il nostro sindaco si era offerto volontariamente attraverso un'ordinanza, poi per certi versi giudicata illegittima da parte della stessa regione, anche se poi in seconda battuta si è resa conto di avere commesso un vero e proprio scivolone, si era offerto personalmente di voler anticipare le spese, quindi i servizi, per poter consentire ai lavoratori di percepire lo stipendio. Ora mi chiedo, in tutta questa situazione, dove sia il ruolo dei sindacati? È bastato tempo addietro, un solo mese di mancato corresponsione degli stipendi per scatenare degli scioperi selvaggi. Adesso mi chiedo, i sindacati che tanto parlano a favore dei lavoratori in questo momento storico, dove sono? Anche la stessa commissaria, che si professa una sorta di paladina di giustizia, una sorta di soggetto che sta attento a quello che sono gli interessi fondamentali dei lavoratori, in questo momento dov'è? Forse la commissaria si preoccupava del fatto che se fosse stato il sindaco stesso a pagare spontaneamente, che tra l'altro per legge gli è consentito e lo può fare, di pagare gli stipendi, sarebbe venuto meno il suo ruolo e quindi se ne poteva fare benissimo a meno? E forse questo è il problema? Allora invito i cari colleghi consiglieri dell'opposizione a riflettere e soprattutto a evitare che le persone che ci stanno a sentire possano cogliere delle informazioni distorte. Il fatto che il nostro comune sia sotto pignoramento, i conti correnti del comune siano sotto pignoramento è un dato di fatto, però il sindaco si è sempre voluto offrire di anticipare i servizi e pagare personalmente lui gli stipendi agli operai. Ha chiesto più volte alla commissaria di avere fornito l'elenco, elenco che non è stato mai fornito, ed è bene che gli operai e i cittadini sappiano questa cosa. Grazie signor Presidente. Grazie a lei, consigliere Annibale. Consigliere La Grutta, intanto non c'è nessun fatto personale. Non c'è nessun fatto personale. Lei ha detto la sua, il consigliere Annibale ha detto anche la sua. Quindi poi gli darò 30 secondi per parlare, ma non c'è nessun fatto personale. Quindi per parlare di fatto personale sono altri fatti personali. Chi chiede di parlare? Consigliere La Grutta, gli ripeto. Io gli sto dicendo che non c'è nessun fatto personale, poi gli darò 30 secondi per dire la sua. Non vedo più nessuno. Consigliere del mio marito, Mauro e Di Gregorio, tutti e tre hanno alzato la mano.
Grazie Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri. Io mi voglio un attimino riallacciare a un paio di argomenti che alcuni colleghi miei hanno fatto e hanno preso in questo consiglio, come consigliere Cangemi, che disse poco fa che ancora oggi aspetta risposte da parte di alcune interrogazioni che lui ha fatto. Ebbene, io l'ho detto tanto tempo fa, signori miei, potete aspettare belli freschi, perché tanto risposte per quanto riguarda le interrogazioni che noi presenteremo ne arriveranno poche e niente, o quasi sempre non arriveranno proprio, e questo è un dato di fatto. Per questo continuo a sostenere il fatto che io non presenterò più interrogazioni in questa aula, ma è pur vero che è un mio diritto poter parlare e poter esprimere e dire la mia e tutto quello che mi chiedono i miei cari concittadini. Poco fa un altro collega parlava di finanziamenti che si rischiano di perdere, come la rete fognaria del Trasmazzaro, 27 milioni di euro. Ebbene, signori miei, io penso che questa sia un'opposizione costruttiva, perché sta cercando di dire all'amministrazione, di dire ai dirigenti, di dire a chi è di competenza: attenzione, i termini stanno per scadere, quindi muoviamoci, non ci possiamo permettere il lusso di perdere 27 milioni di euro. Penso che un'opposizione migliore di così non si possa fare. Dico, se poi dire queste cose diventa un'opposizione ridicola o un'opposizione insignificante, penso che arrivato a questo punto possiamo anche noi andare a casa e non venire più in aula. Ma non è questo il problema. Il problema è che quelli ancora li dobbiamo perdere, ma nessuno in quest'aula si è permesso di dire che già alcuni finanziamenti li abbiamo persi. Qualcuno l'ha detto, ma nessuno... In continuazione non è stato sottolineato e non è stato detto a gran voce il fatto che abbiamo perso, se non vado errato, 2.700.000 euro per l'edilizia scolastica. Signori miei, quelli erano soldi nostri e nessuno ne parla più. Cos'è successo? Io, per presentatore di una lista, per dimenticare di fare un resoconto, la Corte dei Conti mi manda una sanzione da 50 a 500 mila euro per una semplice distrazione, e qui nessuno paga. Noi perdiamo 2.700.000 euro e non è successo niente. Non è previsto questa cosa che per la Regione Sicilia, quindi stia tranquillo. No, dico, ma non si sono dimenticati di noi. Parlo della Corte dei Conti. Nella distrazione, dico, non si sono dimenticati del consigliere Bommarito e di qualche altro consigliere. Dico, chi sbaglia paga, e per carità, se io ho sbagliato che pago, si figuri, ma perdiamo 2.700.000 euro e nessuno parla, nessuno dice niente. Non era una boccata d'ossigeno per la nostra città? Quindi questa è una distrazione, e quando qualcuno allora chiede la testa di qualche assessore, penso che non ci sia niente di sbagliato, che si alzi e che venga a spiegare che non è colpa dell'assessore, che è colpa del dirigente, che si alzi qualcuno e ci venga a spiegare che non è colpa del dirigente, che è colpa del sindaco. Ma di qualcuno sarà la colpa, di certo non è la nostra, l'abbiamo detto più volte e a chiare lettere, ma voi come sempre non ci ascoltate, fate di testa vostra, allora vi dovete assumere le responsabilità, ma quantomeno avere l'umiltà e il coraggio di alzarvi e dire: signori miei, la colpa non è mia, la colpa è di Tizio e di Caglio, che si faccia nome e cognome. Io in questo consiglio comunale sono abituato a fare nome e cognome, anche a volte a costo di prendere pure querele, non mi importa, ma qui nessuno ne parla, non è successo niente, abbiamo solamente perso, o quantomeno non perso, abbiamo rifiutato, perché questi non sono soldi persi, sono soldi che tu rifiuti, non li voglio, forse perché il comune sta talmente bene che non ha neanche bisogno di questi 2.700.000 euro, quindi ci possiamo permettere il lusso di rinunciare a queste somme. E poi mi si viene a dire che le acque di Lungomare San Vito adesso sono bagnabili, però voglio ricordare a qualcuno che lì il bagno nessuno se lo può fare, perché la legge dice ed è previsto che una distanza dai porti di 500 metri. Sono contento che le acque non sono più inquinate, per carità, anche se dobbiamo andare a vedere queste analisi a che distanza sono state fatte. Mi sembra pure giusto, perché dire non sono inquinate è semplice, ma bisogna anche controllare quello che ci mandano. Tante volte ci hanno detto questo va bene, poi ricontrollando è saltato fuori qualche altra cosa. Quindi oggi io dico, bisogna stare attenti, bisogna che qualcuno veramente si dimetta, o c'è la volontà che qualcuno si prenda l'impegno e la responsabilità di dire di chi è la colpa? Io voglio capire di chi è la colpa di questi 2.700.000 euro che noi abbiamo perso.
che ancora oggi nessuno ne parla. Io voglio capire, ma non io il consigliere, la città, di chi sono le responsabilità? Penso di nessuno io, Presidente. Ah no, le responsabilità sono sempre del sindaco. Che semplice e facile, dire vabbè alla fine la colpa è del sindaco. No? Arrivato a questo punto mi sorgono i dubbi. Qui il sindaco non c'entra più niente. Qui è qualcuno che sta dietro il sindaco. Qualcuno che si vuole avvantare forse di qualcosa che poi non riesce a gestire. Si fanno i danni e poi alla fine è come quello che tira la pietra e si nasconde la mano. Quindi vogliamo stare un attimino più attenti e vedere di non fare ancora una volta disastri, perché ad oggi abbiamo fatto solo disastri nella nostra città. Grazie. Intervengo, signor Presidente, sempre come dire con spirito costruttivo, perché ritengo che questa la città di Mazara è una città allo stremo delle forze, è una città che sta affondando se non già non è affondata, e per cui è necessario insomma che lo sforzo dell'amministrazione sia tale da non perdere risorse importanti. Abbiamo già detto in Consiglio Comunale, e nello specifico io ho già parlato più volte in Consiglio Comunale, di opportunità importanti che questa amministrazione ha perso nel corso degli anni. Abbiamo perso milioni e milioni di euro, non starò qui a ricordarli, però bisogna andare avanti. Proprio tenendo conto del fatto che la città è in agonia, la città è allo sbando, vorrei correggere un po' l'intervento fatto dal consigliere Lagutta soltanto per un dettaglio, signor Presidente. Il consigliere Lagutta faceva riferimento ad un bando per l'efficientamento diciamo, degli edifici pubblici e faceva riferimento ad una scadenza il 14 luglio. In realtà bisogna leggere bene il bando e... Come? Esatto, bisogna leggere attentamente il bando e i comuni potranno presentare istanze dal 14 luglio al 12 settembre. Quindi correggiamo diciamo, un po' il tiro, perché bisogna essere corretti anche nella critica. Però l'invito è fatto all'amministrazione, è importante, nel senso che l'Unione Europea, attraverso l'avviso del CSE 2015, dà la possibilità ai comuni, agli enti locali, di poter come dire, usufruire di contributi a fondo perduto per gli interventi di efficientamento energetico e produzione da energia di fonti rinnovabili. Ci sono delle risorse importanti, credo 50 milioni di euro, e si può finanziare fino al 100% dell'investimento. È chiaro che, siccome come funziona questo tipo di misura? Funziona fino a concorrenza delle domande presentate. Per cui se noi presenteremo la domanda il 12 settembre, che è l'ultimo giorno utile, è chiaro praticamente che non avremo la possibilità di, come dire, di accedere a questi contributi. Ma se l'amministrazione diciamo, fosse efficiente, e l'amministrazione, io spero che lo sia, lo spero nell'interesse della collettività, perché vorrei ricordare che nel passato questa amministrazione, questo sindaco ha rinunciato ai milioni e milioni di euro per il fotovoltaico, diciamolo tutta questa. Ora c'è un'ulteriore opportunità che dà come dire, la possibilità all'amministrazione dal 14 luglio, cioè da domani, fino al 12 settembre, di presentare le domande. Così la critica. Ci siamo? Quindi dobbiamo essere corretti e precisi anche nella critica. Quindi invito l'amministrazione a non sottovalutare questo bando, e a non fare come tutti gli altri bandi. Cioè, noi come dire, ci facciamo gli applausi, facciamo le conferenze stampa per l'acqua balneabile a Spangicittà, per carità è una bella cosa, ma devo dire che ci sono situazioni e strumenti ben più incisivi sull'economia locale, perché ricordiamo che questa città sta affondando, nonostante quello che si sbandiera e che si dice, la città è in gravissima crisi. Investimenti importanti come quello a cui faceva riferimento il consigliere Safina, parlo dei 26 milioni di euro dei fondi CIPE, per la sistemazione delle fognature, per esempio, visto che siamo soggetti già a una procedura di infrazione comunitaria, credo che sia una grande boccata d'ossigeno. E vorrei ricordare che rispetto a quelle misure dei fondi CIPE, per esempio, il comune di Campobello e il comune di Castelvetrano già sono in fase di gara. Qui abbiamo dei contenziosi in corso, che rischiano di farci perdere 26 milioni di euro. Cioè, una follia. Quindi tornando al bando per l'efficientamento, invito l'amministrazione, in particolare l'assessore Bonanno qui presente, perché assessore io le ricordo pure che lo scorso anno a novembre fece un'interrogazione a proposito del PAES,
e che lei mi disse in consiglio tutto a posto e ci penso io. Sì, lei non ci sono registrazioni pubbliche, possiamo vederle. Io a febbraio parlai della graduatoria fatta dalla Regione Siciliana e Mazzara del Vallo era fuori dal patto dei sindaci, ricordiamocelo bene, perdendo anche lì milioni e milioni di euro. Sì, e si chiude un portone, consigliere Maracci, non mi faccia sorridere per favore. Il fatto che si apra una cosa. Continui, signor assessore. È una battuta alla consigliere Maracci, come assessore Bonanni. Vada del Paese. Consigliere Mauro. Veda che lei deve essere. Si deve rivolga al presidente e vada avanti con il suo intervento. Poi risponde all'assessore. No, senza polemica. Cioè, l'assessore Bonanno dice che in relazione al Paese ci sono 200.000 euro. Non è così. Il Paese prevede risorse per la Sicilia per 1,5 miliardi di euro. 200.000 euro, ma non 200.000 per ogni comune. Assessore Ballatore, vedo insomma che dovreste fare più attenzione e quantomeno studiare di più. Studiare di più. Non è una critica, è come dire una considerazione che faccio. Studiare di più. No, non so, dottor Rossoni, vado avanti con il suo intervento, assessore, gentilmente. Ma lo dico, assessore Ballato, senza polemica, nell'interesse di questa città. Ovviamente io non ho nessun interesse diretto, interesse della collettività, perché quando si perdono risorse, perde la città e non perdo certamente io. Detto questo, quindi invito l'amministrazione a non sottovalutare questo ulteriore bando. Su alcune cose, e concludo, signor Presidente, sull'illuminazione pubblica. Anche lì si procede, come dire, senza un minimo di pianificazione. Cioè, è possibile per esempio per sistemare una lampadina o un semaforo che bisogna riaspettare la gara? Cioè, ma siamo alla follia in questa città. Si aspetta la gara e si aspetta un altro 2 mesi con la città buia, con il semaforo che non funziona, con le vie praticamente che sono un disastro. Cioè, quando parlo io di ordinaria amministrazione mi riferisco a queste cose. Cioè, roba da terzo mondo sull'illuminazione pubblica, senza polemica. Poi un'altra cosa, insomma, amministrazione ordinaria, la strada di Tonnarella è crollata già da un anno, apprendo tramite un comunicato dell'amministrazione comunale che si provvederà alla sistemazione dopo l'estate. Cioè dopo l'estate, ma diciamo di cosa parliamo in questa città, scusate? Cioè non riusciamo ad aggiustare una strada nell'arco di un anno. E l'intervento si fa dopo l'estate, creando in quel tratto di spiaggia, mi riferisco diciamo il tratto che va verso via degli Sportivi, sappiamo tutti, signor Presidente, cioè lì si creerà un ingorgo colossale, si continua a creare un ingorgo colossale. E non si riesce a sistemare una strada per un'amministrazione che si vuole proiettare come porta del Mediterraneo, come capitale del Mediterraneo. E non aggiustiamo una strada, o non sistemiamo una lampadina. Cioè di queste cose parlo. Sui rifiuti, mi dispiace che l'assessore Bonanni è andato via, perché volevo, insomma, e anche l'assessore Ballatore. Assessore Bonanno, c'è una relazione della Corte dei Conti di qualche giorno fa che fa la fotografia del disastro finanziario degli enti locali. La porterò il prossimo Consiglio Comunale e una parte in particolare tratta della questione dei rifiuti. Sulla questione dei rifiuti c'è un disastro assoluto e non è strumentale parlare di disastro, perché lo dice la Corte dei Conti. Nel caso specifico della situazione di Mazzara si rischia il conflitto sociale, perché vorrei capire com'è possibile che un lavoratore non percepisca lo stipendio da 4 mesi e si va verso il 5° mese. Io non so di chi sono le responsabilità. Ad oggi i lavoratori non vengono pagati da 4 mesi. La responsabilità non sta a me trovarle, ma c'è un dato oggettivo, che si rischia un conflitto sociale, una situazione che può diventare drammaticamente esplosiva e rispetto alla quale ognuno se ne lava le mani. Eppure questa gente ha famiglia a casa, ha le esigenze quotidiane della famiglia che non può ottemperare. Questo è il dato. Chiudo, signor Presidente, sulla spiaggia in città. Abbiamo scoperto che finalmente, dopo tanti anni, abbiamo delle rilevazioni che ci dicono che l'acqua, come dire, è balneabile. Bisogna capire, qualcuno dice, dove è stata fatta il prelievo e soprattutto bisogna non sottovalutare che esiste una legge nazionale, non certamente una legge regionale, che prevede il divieto di balneabilità assoluta a 500 metri dai porti.
Ora, se non vado errato, lì siamo praticamente a 100-200 metri, quindi assolutamente lì non potrà mai esserci una specie in città, a meno che non riusciamo a cambiare noi la legge nazionale. Ma siccome noi siamo talmente bravi e talmente, come dire, importanti, che riusciremo a cambiare la legge nazionale. Una cosa da dire e chiudo: il dato è sulle acque, ma sulla sabbia qualcuno si interroga, per esempio, se decenni di sversamento di rifiuti di qualsiasi natura su quella sabbia abbiano lasciato dei sedimenti di tipo arsenico, di natura, come dire, certamente pericolosa per la salute. È un ragionamento da fare, quindi evitando di lasciandoci andare all'euforia, come dire, della situazione contingente, guardiamo bene i fatti e guardiamo che la città sta affondando, signor Presidente. Grazie. Grazie, consigliere Mauro. Ha chiesto di parlare il consigliere Di Gregorio, prego, ne ha facoltà. Presidente, io prendo la parola per presentare una mozione avente come oggetto istituzione ufficio di conciliazione. Premesso che il Parlamento europeo ed il legislatore nazionale stanno dando un notevole impulso alla diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia familiare, civile e commerciale, il decreto legislativo 43/2010 numero 28 ha introdotto l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali attraverso un procedimento dinanzi a un terzo imparziale da svolgersi presso enti pubblici o privati abilitati a costituire organismi di mediazione con garanzie previste dalla legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 2010-28 stabilisce inoltre che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude la negoziazione volontaria e per le tecniche relative alle controversie civili e commerciali nelle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, considerato che molti comuni d'Italia hanno istituito sportelli di mediazione a seguito di protocolli d'intesa con gli organi abilitati, ove i cittadini possono rivolgersi al fine di risolvere una controversia con l'amministrazione prima di dire alla via giudiziaria, anche nelle materie in cui il ricorso della mediazione non è obbligatorio. Oltre all'esigenza di evitare future controversie, il Comune ha la necessità di definire contenziosi già pendenti, in quanto costituiscono le principali fonti dei debiti fuori bilancio, per cui sarebbe necessario avviare un processo di negoziazione volontaria con le controparti finalizzate alla soluzione transattiva di ciascun giudizio in corso. Impegna il Sindaco e la Giunta a stipulare una convenzione con un organismo abilitato secondo le norme fissate dal decreto legislativo 28/2010, preferibilmente costituito da un ente pubblico, esempio Camera di Commercio, Ordine degli Avvocati, Notai, eccetera, al fine di aprire uno sportello di mediazione presso il Comune, rivolto ai cittadini, ai professionisti e alle imprese del territorio che vogliono informarsi o ricorrere a tale strumento di risoluzione dei conflitti, ad attivarsi affinché l'Avvocatura Comunale adotti una procedura di deflazione nel contenzioso pendente basata sulla negoziazione volontaria da avviare con le controparti. Signor Presidente, finito quest'ora di comunicazione, noi vediamo all'ordine del giorno, abbiamo circa 6-7 debiti fuori bilancio. Se andiamo a istituire, andiamo a istituire questo ufficio di conciliazione, il Comune potrebbe risparmiare molti soldi che gravano sul bilancio comunale. Andando a conciliare, prima di farlo diventare un debito per il bilancio, risparmieremo soldi con i vari avvocati che gravano molto sulle casse comunali. Grazie. Consigliere Iorio, questa mozione è firmata da lei e poi? Io devono essere minimo tre presentati. Quindi, prima che presenteremo quindi ce la fa avere all'ufficio. Prima che presenteremo la mozione cercheremo di fermarla almeno tre consiglieri. Va bene, consigliere Di Gregorio. Io non vedo più scritto a parlare nessuno, l'assessore. Consigliere, dopo l'assessore non parla più nessuno, dovete parlare? Prego.
Prego, grazie Presidente, Assessori, colleghi consiglieri e cittadini. Intanto mi vorrei ricollegare, avendo ascoltato un po' tutti quanti, all'interrogazione che era stata fatta, credo proprio all'inizio delle comunicazioni, dal consigliere Iacono, ricordando ovviamente l'importanza del tema, non fosse altro perché tempo addietro avevo personalmente già presentato, non ricordo se proprio una mozione o una interrogazione, credo proprio una mozione che fu firmata da circa 20 o 23 consiglieri comunali e poi approvata all'unanimità, che chiedeva una ridefinizione dei rapporti tra provincia e comune affinché tutte le proprietà della provincia che ricadono in territorio comunale passassero di competenza al comune per poter ottemperare a quelle che sono state delle mancanze, a volte dei veri e propri, come dire, punti di stallo rispetto al recupero di alcuni immobili, del ponte, della Mazzara Torretta, scuole, strade, luce. Credo che uno di questi cominci a sbloccarsi, anzi si sta sbloccando, e parliamo del carcere mandamentale, Assessore, se non erro è proprio il carcere, l'ex carcere mandamentale che stanno provvedendo a ristrutturare insieme agli altri che già insomma si è provveduto. Ora mi riallaccio anche alla problematica esposta dal mio collega consigliere Foderà in merito alla legge della buona scuola e a quel particolare interno dell'articolo 16, dico bene, sì, dell'articolo 16 che guarda la politica gender, dicendo che anche come capogruppo di Fratelli d'Italia, oltre che personalmente, sono pienamente disponibile, anzi metto a disposizione anche la mia professionalità, dovesse servire in qualche maniera per diffondere quel messaggio che, per quel che mi riguarda, non fa altro che ribadire ancora più fortemente la posizione che avevo già assunto insieme ad altri miei colleghi consiglieri in merito alle unioni civili, visto che secondo me questo può diventare una sorta di aggravante, almeno per chi come me difende formule che si chiamano tradizionali, ma per questo non significano essere simbolo di di antichità, se non addirittura di rischio di poter essere additati come bigotti. In questo caso chiamateci pure un po' come vi pare e piace, probabilmente è la cosa migliore da fare. Per quanto riguarda la questione della spiaggia, io ho pensato, ho detto avrò sbagliato data, perché oggi sì effettivamente è il 13 di luglio, ma credo che il Consiglio Comunale scorso, mi ricordo che si trattava sempre delle stesse cose, e il mio collega consigliere Safina anche la volta scorsa chiedeva la testa degli assessori comunali, tutti a casa e tutti a casa. Consigliere Safina, io le dico la verità, io devo fare i complimenti per la sua capacità di essere coerente con quello che dice, ed è talmente coerente, consigliere Caruso, che effettivamente, ed è, volevo dire proprio alla Presidenza, che il consigliere Safina è talmente coerente che proprio quando faceva il consigliere comunale prima di me nelle passate amministrazioni, chissà quante volte l'avrà chiesta e avrà avuto probabilmente a buon ragione, che ne ha fatti cadere di assessori da 30 a 40, se non erro, 36? Oh, fantastico, 36, incredibile. E quindi che cosa succede? Che poi nel lavoro che fa questa amministrazione ci siamo accorti di tantissime cose che non vanno. Ce ne siamo accorti nel 2009, se ne è accorto circa il 70% delle persone, che c'erano un po' di cose che non andavano, no? E ci hanno detto fate un po' voi. Poi 5 anni dopo si sono nuovamente accorte che c'era anche qualche altra cosa da sistemare, e avendo noi dato dimostrazione che si sapeva ben lavorare, ci hanno detto beh, sa che fate, guidate altri 5 anni e facciamo 10, vediamo come la sistemiamo. Certo è che abbiamo dovuto pure fare i conti ai tempi nel 2009 con una situazione, a proposito di disastri finanziari, di vergogne in mani, abbiamo dovuto fare i conti per esempio con un mancato patto di stabilità, e lei era consigliere comunale, non se n'è accorto. Consigliere Caruso, gentilmente si rivolga alla Presidenza. E io mi rivolgo alla Presidenza, mi rivolgo a... Faccio il suo intervento. Faccio il mio intervento. E non se n'erano accorti. Ce ne siamo accorti noi, abbiamo messo, come suol dirsi, una pezza. Se poi quello che abbiamo fatto per la città da qualche anno a questa parte significa metterci una pezza, a Mazzara del Vallo abbiamo la pezza più bella d'Italia. Ma non voglio andare oltre. Questo è solamente per ricordare che
colleghi consiglieri, io lo dico soprattutto a voi perché io comprendo che dall'altra parte è un attimo allungare la mano, puntare il dito e dire questo non va e quell'altro non va bene pure. E comprendo anche bene lo spirito, lo sforzo che fate nel trasformare il semplice dito puntato in una formula di politica costruttiva. E ci mancherebbe, fa anche questo parte del ruolo dell'opposizione. Ma anche in questo caso, anche in questo Consiglio Comunale, abbiamo tutti quanti sentito dire, Presidente, mi rivolgo a lei, che questa città sta affondando, anzi è già affondata, non c'è più niente, siamo nel terzo mondo, siamo nella città più brutta d'Italia. Non l'ho sentito? Non l'ho sentito, Presidente, non mi funziona qua, le orecchie non mi funzionano. Voglio dire, io tra virgolette ci sorrido su, perché io posso comprendere che ci siano delle problematiche, ma quale città non ha problemi in questo momento, da Bolzano a Mazara del Vallo? Ma far diventare o tentar di far diventare questa città, non lo dico io, lo diceva poco fa il mio collega Giacalone attraverso notizie che apprendeva tramite social network, come il fiore all'occhiello di ciò che significa cattiva amministrazione o cattiva programmazione, far diventare questa città fuori all'occhiello di questi indicatori credo che sia una esagerazione. E io voglio dire che voi da questo punto di vista siete molto coerenti nel continuare a ribadire queste tematiche, che sono quelle che vi hanno portato fortuna anche elettoralmente da 10 anni a questa parte. Prego, continuate. Certo è che è innegabile che lì dove abbiamo potuto, come suol dirsi, mettere mano, lo dico in termini spiccioli, abbiamo risolto i problemi che c'erano. Io non me lo ricordo che tanti anni fa ci si preoccupava di finanziamenti che si perdevano, forse perché non ne arrivavano, forse perché non ne arrivavano addirittura qualche tempo fa. Ma comunque, andiamo avanti. Sulla questione rifiuti, ma io credo che la mia collega consigliere di Iosolita Dannibile abbia spiegato perfettamente poco fa che a proposito degli stipendi tutto ha spiegato esattamente il motivo per il quale non è vero che il sindaco se ne è lavato le mani. Ora non sto qui a ribadire, ma dire che il sindaco o l'amministrazione se ne è lavato le mani mi sembra anche un pochettino esagerato. Non fosse altro perché chi poco fa diceva questo insieme a noi ha partecipato, se non erro, non vorrei sbagliarmi, comunque ci abbiamo fatto anche, dico bene se dico che abbiamo fatto un consiglio comunale aperto anche alla presenza del sindaco in meno alla questione felice ambiente, i rifiuti, il pagamento degli stipendi e tutto quanto. Quindi voglio dire, io comprendo anche la volontà di dare delle informazioni, ma c'è una tremenda differenza tra dare un'informazione e far diventare un'informazione un commento, un'opinione personale. Credo di avere detto tutto, forse mi manca la parte della spiaggia, non so se, credo di sì, non vorrei ripetermi ad ogni modo, per quanto riguarda la spiaggia. Ma se noi ci fossimo impegnati per fare, non lo so, una strada, voi ci avreste detto che non dovevate fare la strada, perché vi dovevate preoccupare della spiaggia. Voglio dire, ecco, non è che vi dovete prendere alla lettera tutto quello che sto dicendo, però non è che si può continuare a fare i bastian contrari su tutto, perché diventa quasi inaccettabile. Ma voi veramente credete che ci sia un'amministrazione che la mattina si alza e cerca di inventarsi un motivo per perdere un finanziamento qua o là? Ma voi credete veramente che ci sia un'amministrazione, un consiglio comunale tutto a questo punto, che si prende la briga di alzarsi al mattino e pensare che, vediamo di combinare qualche danno nella spiaggia in città, perché così non può essere. La spiaggia in città adesso è fruibile, prima c'era una spazzatura incredibile. Sa quando hanno cominciato a pulire la spiaggia, consigliere? Sapete quando hanno cominciato a pulire la spiaggia? Quantomeno a levare la spazzatura. Ve lo dico io, nel 2009 e nel 2010. Magia! Appena è entrato, non è vero. Consigliere Caruso, vada alla conclusione. Ma quando l'avete pulita questa spazzatura, quando l'hanno tolto? Consigliere Caruso, vada alla conclusione. Io mi ricordo che il sindaco Cristaldi ha pulito la spiaggia, poi piano piano le battaglie, le cose. No, spiaggia in città, non vi lamentavate la spiaggia in città. Consigliere Caruso, si rivolga alla presidenza e concluda il suo intervento. Sì, mi rivolgo alla presidenza. Presidente, io volevo ringraziarla di avermi dato la parola e di avermi dato la possibilità di ribadire che questa amministrazione comunale viaggia per come dovrebbe viaggiare
un'amministrazione, che ci sono delle motivazioni, non ultime quelle di cui abbiamo parlato, che ci possono far presentare davanti ai cittadini tranquilli di poterci fare guardare negli occhi e a questo punto, per dirla così in formula estiva, per quanto riguarda la nostra maggioranza politica e l'amministrazione comunale, visto che sia in estate, sappiamo quel che beviamo. Grazie consigliere Caruso. Allora, prima di dare la parola all'assessore per chiudere le comunicazioni, 30 secondi il consigliere Lagrutta, non per un fatto personale ma solo per un chiarimento. Uguale. Vorrei chiarire che chi accusa qui in aula di becero populismo fa un errore gravissimo, gravissimo, perché il chiedere delle cose normali, naturali, non è populismo, è rispetto. Se la gestione della Belice Ambiente fosse stata ottimale, non ci sarebbe stata discarica chiusa, non ci sarebbero stati i mezzi fermi, si sarebbero acquistati nuovi mezzi, ci sarebbe stata una gestione che non avrebbe portato in liquidazione la Belice Ambiente e, alla stessa maniera, proseguo, non avrebbe determinato tutta quella situazione abnorme di debiti, perché se io pago regolarmente il servizio mese per mese, nessun creditore della Belice Ambiente avrebbe mai fatto decreto ingiuntivo o pignoramento nei confronti del comune. Quindi qua dentro bisogna stare attenti a quando si parla di becero populismo. La verità è che c'è stata un'ottima politica, grandi proclami, ma c'è stata una pessima amministrazione e una pessima gestione, così pessima che addirittura si arriva a nominare, a votare, a determinare che il presidente dell'SRR fosse il sindaco Cristaldi. Quindi, grazie consigliere Lagrutta. Quindi altro che becero populismo. Per quanto riguarda consigliere Lagrutta, il suo intervento l'ha finito, gli ho dato 30 secondi e va bene così. Assessore Ballatore, prego. Volevo intervenire semplicemente su una conferma di quello che è stato detto fino a poco fa qua dentro, che è un altro pericolo scampato. Il pericolo scampato è che era stato firmato un ordine di aggregazione del reparto di radiologia di Mazara con quello di Castelvetrano, con la scusa che le nostre unità lavorative erano sufficienti, ma erano insufficienti quelle di Castelvetrano, e quindi stavano programmando già questo trasferimento. Ed è un'aggregazione che era stata firmata dal dottore De Nicola, dal dottore Siracusa e dal dottore Messina con carte scritte. Si è subito venuto a conoscenza del fatto, il sindaco si è immediatamente allertato su questa vicenda. Questa mattina il responsabile di radiologia di Mazara del Vallo, il dottore Roberto Caravaglios, ha avuto un incontro attorno a un tavolo tecnico dove erano presenti le maggiori responsabilità dell'ASL di Trapani, e tutto è rientrato per fortuna. Quindi bisogna assicurare ai cittadini che la radiologia di Mazara continua a funzionare bene, così come ha funzionato sino ad oggi. Questa era semplicemente una conferma che volevamo dare a tutti i cittadini. Ora, per quanto riguarda tutto il resto dei soldi che si perdono, che bisogna controllare, che bisogna azzerare alla Giunta, che questi soldi si perderanno, e questa fa parte della politica, e non c'è mai in nessuna parte dei consigli, a partire dal nostro piccolo, arrivare pure a Roma o a Bruxelles, che un'opposizione non chieda la testa degli assessori. E noi la testa l'abbiamo sempre, ma sulle spalle, pronte eventualmente a rivedere le posizioni, ad accettare consigli e non strumentalizzazioni, perché le strumentalizzazioni non servono a niente, anche perché prima o dopo si arriva al punto che tutti i nodi vengono al pettine e rimarranno solo e esclusivamente soltanto delle strumentalizzazioni. Qualcuno parlava del giudice di pace, il giudice di pace a Mazara non ci sarà più, perché non faremo la domanda per averlo, lo sai perché? Perché i costi per il mantenimento, così come vogliono il Ministero della Grazia e Giustizia
di nostro di nazionale, vengono a imporre costi onerosi ad un comune, semplicemente altri due comuni che avevano fatto domanda. E io ero un assertore del mantenimento del giudice di pace a Mazara del Vallo, consigliere Agrone, bravissimo, in tempi non sospetti e quando questo era possibile. Oggi non è più. Due comuni della nostra provincia, credo che sia Partanna, non vorrei sbagliarmi che c'è pure questo Vedano, hanno rinunziato ad avere il giudice di pace nella propria città perché verrebbero ad impegnare il comune per una somma esosa, si parla di 400, 500, 700 mila euro l'anno perché dobbiamo mantenere i vigili urbani, perché dobbiamo mantenere gli impiegati, perché dobbiamo pagare le affitti, perché dobbiamo pagare tutto. Questo è il nostro Stato che chiede ai comuni di intervenire su queste cose a carico sempre dello stesso comune. Questo non è possibile. Non ci possiamo permettere il giudice di pace. E poi un altro riferimento a quanto riguarda ai funzionari che eventualmente superano gli assessori, superano i dirigenti, superano i sindaci. Sono funzionari che conoscono e sanno benissimo come dare le risposte. I due alberi che sono caduti, cari consiglieri La Grotta, uno era perché era diventato come la torre di Pisa. Se la relazione poi la vedrà, se la va a cercare la trova, cioè non c'è nessun tipo di problema su questo. Un albero è diventato come la torre di Pisa, però alla torre di Pisa fanno delle iniezioni di cemento sempre alla base, con costi esorbitanti, eppure essendo inclinata rimane, fa la foto. Beh, è benissimo, io pure ho la sua foto. Assessore, gentilmente. Quindi questo è un albero che effettivamente il baricentro si stava spostando e l'albero creava pericolo all'incolumità delle persone, il primo. Il secondo era stato colpito da un fulmine, questo albero di 10 metri e più, e si è dovuto abbattere perché per il tipo di albero che c'era si stava svuotando all'interno e quindi questo creava altri pericoli e incolumità. Allora tutte queste relazioni, e ognuno se le deve leggere, e quando viene qua dentro deve anche conoscerle per evitare di fare discorsi che non hanno né testa né piede. Queste sono alcune piccole cose che io volevo semplicemente comunicarvi. Se volete vi dico esattamente cosa era stato scritto in quest'ordine di aggregazione per quanto riguarda la radiologia. Si dispone alla temporanea aggregazione funzionale del personale medico per un'unica guardia radiologica attiva presso l'ospedale di Castelvetrano e una pronta disponibilità presso l'area di emergenza sul Mazzacchio. Questo è quello che avevano scritto. Questo pericolo è rientrato grazie all'intervento pesante, un intervento costruttivo del sindaco Cristante. Grazie assessore. Assessore Bonanno. Presidente, grazie. Egregi colleghi, devo dire che ogni qualvolta questa amministrazione procede con degli annunci positivi, ci sono sempre delle critiche, bisogna sempre, giustamente il lavoro dell'opposizione, trovare il cosiddetto pelo nell'uovo. Io quando andavo a scuola, ricordo da ragazzino, non ero un alunno modello, studiavo poco, eppure durante la mia carriera scolastica, con tutte le difficoltà della vita, mi sono laureato in biologia. Ho vinto due concorsi a cattedra per quanto riguarda l'insegnamento nelle scuole superiori e nelle scuole medie. Ho fatto una tesi sperimentale sulla psicologia animali. Parliamo di biologia marina, quindi molluschi, polpi, polipi, che sono le piante marine. A volte uno dice polpo e dice polipo, intendendo invece non è la stessa cosa. Il polpo è il polpo, quello che noi mangiamo, il polipo invece è una pianta marina. Ho fatto 6 mesi di tirocinio nel centro tumori Maurizio Asco e poi ho intrapreso un'altra attività nell'informatore medico scientifico. Eppure ancora studio, perché ancora ho imparato poco. Continuo a studiare, capisco che nella vita, a qualsiasi età, bisogna sempre studiare per capire bene le regole della vita. Questo lo dico così per la mia umiltà, per la persona che sono, perché io mi ritengo una persona molto umile. E quindi le battute che sono state fatte qui in consiglio sul fatto che io debba studiare, vabbè, continuerò a studiare nonostante abbia un curriculum dignitoso. Per quanto riguarda i fondi paese che sono stati così perduti e che io abbia detto ci penso io questo non l'ho detto mai, ci penso io.
avrò detto che stavo seguendo tutte le procedure che venivano messe in opera dai dirigenti. Purtroppo non sono andato a buon fine, perché non è che in un'amministrazione ci sono le cose belle ma anche le cose che non vanno a buon fine. Adesso noi abbiamo chiesto una proroga di 10 mesi alla Regione Sicilia perché abbiamo motivato questo insuccesso, il fatto che non c'erano dirigenti, c'era stata la campagna elettorale, quindi si era in una fase, diciamo, nuova. Mi dicono che siamo certi che ci daranno una proroga di 10 mesi. Stiamo partecipando, perché io ho imparato mentre comincio a studiare, quindi giustamente non posso fare cattive figure. Cosa finanzia il bando comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica? Cosa devono fare i comuni a partecipare? Quindi qua c'è tutta la procedura che naturalmente è di mia competenza, però fino a un certo punto. Tant'è vero che io a dicembre dell'anno scorso scrivo questa direttiva, oggetto dotazioni progetti, al fine di consentire a questa amministrazione di svolgere al meglio il proprio ruolo istituzionale nella ricerca di fonti di finanziamento in previsione dell'imminente partenza della programmazione regionale per l'utilizzo delle risorse economiche europee nel periodo 2014-2020, si chiede alla signoria vostra di fornire un elenco di tutti i progetti di opere pubbliche a vario livello, di progettazione preliminari, definitivi, esecutivi, di cui allo stato attuale è dotato l'ufficio tecnico, con l'indicazione dell'importo, l'obiettivo del progetto e i tempi di realizzazione. Si confida in un sollecito riscontro onde dotare questo assessorato di elementi in base ai quali è possibile vagliare la sostenibilità e verificare la congruenza dei progetti con linee di interventi e le misure del nuovo Polo Sicilia e così via. Questa è stata la mia direttiva, naturalmente inviata al direttore dirigente del terzo settore lavori pubblici. Dopodiché io volevo anche sfatare questa preoccupazione che c'è della perdita del finanziamento di 27 milioni di euro quanto riguarda la rete fognaria. Io l'altra volta ne ho parlato, adesso Presidente, se mi è consentito, vorrei leggere integralmente il verbale che è stato stilato alla Presidenza dei dirigenti del Ministero dell'Ambiente e che ho inviato al Sindaco e al dirigente del terzo settore. Reso conto missione a Roma in data 15 giugno 2015, San Vito, per il Santo Patrono io ero a Roma. In data 15 giugno 2015 il sottoscritto, su mandato della signora vostra, si è recato insieme all'architetto Alberto Ditto nella qualità responsabile della posizione organizzativa nonché il RUP dell'intervento relativo al sistema fognario per il tonnarello a Trasmazzaro previsto nell'APQ sulla depurazione del reflui presso il Ministero dell'Ambiente per un incontro programmato con il direttore della seconda divisione, dottoressa Armenia Polsoni, della Direzione Generale Tutela del Territorio e del Mare, al fine di prendere conoscenza sullo stato di avanzamento del procedimento istruttorio ministeriale ed avere istruzione riguardo le successive azioni che l'amministrazione potrà adottare per il proseguo della realizzazione dell'intervento. All'incontro hanno preso parte altri due funzionari del Ministero, precisamente l'addetta alla segreteria della dottoressa Polsoni e responsabile del monitoraggio degli interventi APQ, ingegnere Luigi Vespasiano. L'architetto Ditto ha fatto una breve cronologia dei fatti, informando i funzionari del Ministero sulle cause, contenzioso giudiziario, prima col TAR e poi col CGA, che hanno determinato il protrarsi dei tempi di attuazione della prima fase, ossia della progettazione definitiva. Si è puntualizzato soprattutto che nello spazio intercorso tra la sentenza del TAR, che ha rigettato il ricorso del secondo classificato Hydro Engineering, e l'ordinanza emessa dalla CGA di sospensione cautelare della sentenza TAR, è stato stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio di ingegneria Technital, che ha consentito di acquisire il progetto definitivo. Malgrado fosse stata emessa l'ordinanza del CGA notificata al Comune in data 27 marzo 2015 con protocollo 2000-041, l'amministrazione comunale ha deciso di inviare egualmente il progetto definitivo al Ministero per rispettare i tempi fissati dalla diffida del 27-2-2015, 30 giorni l'anno fiti. A tal proposito, il direttore Polsoni ci ha informato che il Ministero, benché l'amministrazione comunale avesse rispettato i termini
della presentazione del progetto, ha deciso di inoltrare la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di commissariamento del soggetto attuatore, cioè il Comune, così come per altri enti in ritardo con il cronoprogramma, al fine di superare questa impasse sul contenzioso giudiziario, che ha destato qualche incertezza su come operare ai funzionari dell'assessorato regionale. Riguardo alla decisione dell'amministrazione di proseguire nell'iter procedurale di competenza, i funzionari del Ministero dell'Ambiente hanno espresso la loro piena condivisione, in quanto tale comportamento tende all'accelerazione dell'attuazione dell'intervento in linea con i presupposti del Ministero. In particolare l'ingegnere Vespasiano ha invitato il Comune a dare seguito alle successive fasi tecniche ed amministrative, inoltre del programma definitivo alla Commissione regionale dei lavori pubblici dal tecnico verificatore, per guadagnare tempo utile per l'approvazione del progetto definitivo, nelle more che la Presidenza del Consiglio dei Ministri individui il commissario straordinario, il quale sicuramente non andrà a vanificare l'operato finché svolto dall'amministrazione comunale. Il sottoscritto ha voluto porre all'attenzione dei funzionari del Ministero la diversità di comportamento del CGA per casi simili, vedesi Marsale e Castelvetrano, ove lo stesso Tribunale ha sentenziato in brevissimo tempo il ricorso presentato sempre dalla Hydro Engineering rispetto al caso di Mazzara, per il quale ha stabilito un eccessivo, a quanto opaco e per niente motivato, questa è una mia opinione, rinvio alla sentenza di merito fissata al 16-12-2015, cioè mentre per Marsale e Castelvetrano il CGA si esprime in un mese, il Mazzara invece aspettiamo sei mesi. Ciò evidentemente non permetterebbe rispetto alcuno delle scadenze indicate nel monitoraggio del progetto, con rischio di un possibile definanziamento dell'opera. Questo è quello che dichiaro io. In merito al finanziamento, il direttore della divisione Armenia Polsoni ha voluto rassicurare i convenuti, in quanto il Comune di Masada del Vallo ha già in stato avanzato la fase progettuale che tende alla sua conclusione e quindi si potrà procedere entro l'anno alla successiva fase della gara d'appalto. La nomina del commissario straordinario potrà consentire una sensibile riduzione dei tempi burocratici e permettere di giungere nel più breve tempo possibile alla individuazione del creditore certo, aggiudicatario dell'appalto dei lavori. Il finanziamento in ogni caso, ha confermato la Polsoni, è salvo. Questa è la relazione, il verbale presso il Ministero dell'Ambiente. Mi diceva, e spesso lo dice il collega Safina, che noi abbiamo un contenzioso con il Demanio. Noi abbiamo un protocollo d'intesa con il dottor De Martino per quanto riguarda la desmanizzazione di quel tratto, e credo che entro settembre ci dovrebbe essere una soluzione risolutiva. Tra l'altro abbiamo chiesto un incontro con il dottore De Martino, manca un incontro, chiederemo forse col presidente Crocetta se ci sarà, o con l'assessore al territorio ambiente, al territorio ambiente e anche al Demanio, per verificare se tutto questo può essere fatto entro settembre e quindi togliere qualsiasi dubbio su questo finanziamento, che è di estrema importanza per quanto riguarda la città di Mazzara del Vallo. Io ancora studio, sto studiando e mi auguro di diventare più bravo. Se poi voi lo ritenete opportuno, mi devo dimettere, io ci penserò, insomma, rifletterò, ovviamente faccio una battuta scherzosa, consentitemi, perché il periodo che stiamo attraversando, lo dico come amministrazione ma anche come città, certo non è un periodo bello per una situazione economica che c'è. Per quanto riguarda il TAR, noi abbiamo presentato il ricorso al TAR, e mi riferisco in pratica al depuratore, e il TAR, non lo so, ha dato una sospensiva, ma ha accolto l'istanza cautelare per riesaminare il tutto sulla base delle analisi che noi abbiamo portato all'indomani, e ha predisposto di rivederci, credo, a gennaio del 2016. Credo, se c'è qualche altra cosa che io dovevo dire, adesso non ricordo. Per quanto riguarda il bando delle scuole, noi abbiamo perso 2.500.000, a parte non abbiamo perso nulla perché non abbiamo partecipato, abbiamo perso il finanziamento, non è che era nostro, abbiamo partecipato, ma anche lì non abbiamo fatto ricorso al TAR, abbiamo fatto ricorso al TAR, perché mi devono spiegare come mai
che noi stiamo facendo un'indagine anche, chiamiamo l'indagine di mercato. Tutte le scuole che hanno avuto il finanziamento, sono entrate nel finanziamento, perché noi, se non fosse stato per il discorso del piano triennale, noi ci siamo classificati al 40° posto, quindi ci saremmo entrati nel finanziamento. Caso strano su tutta la provincia di Agrigento, provincia di Catania, provincia di Trapani, non c'è nessuno, una sola c'è. Va bene. Allora devo studiare ancora, e ci siamo accettati. Ad Agrigento ce ne sono molti di più rispetto alla provincia di Trapani. Vogliamo verificare quello che è successo. Tondarella, scusa, quando si fa una gara d'appalto e partecipano 70 ditte, quasi 70 imprese, come si fa a fare, purtroppo i tempi sono questi. Noi abbiamo recepito i 270.000 euro a febbraio del 2015. Fare una gara d'appalto, un avviso pubblico, ci vogliono mesi. Quando si presentano 65 imprese, aprire quelle buste una per una e verificare poi il tutto, sapete voi quali sono le procedure. Quindi noi ci stiamo attivando nel più veloce tempo possibile. Certo, le procedure sono quelle, si faranno i lavori, sicuramente inizieranno, ma già abbiamo progettato e pianificato, come ho detto l'altra volta, che a causa della stagione estiva si metterà in sicurezza quel tratto di strada e poi molto probabilmente i lavori riprenderanno a settembre, se ci sarà chi se la giudica, perché poi dobbiamo vedere, c'è un ricorso al TAR, alla CGA, i tempi sono questi. Altro? E comunque adesso facevo le misure spengetta a porto, vediamo se sono 500 metri, 480. Io il bagno me lo faccio appena l'assessorato della sanità mi dice che l'area è balneabile, poi cosa succede? Fanno la multa. Come? Le acque non sono inquinate, è considerata la grutta. E quindi sono balneabili in base a quello che scrive l'ASPI, le acque. Come lo spero? Ma che fai? Allora facciamo la controanalisi domani mattina. Cioè sono qua le analisi, le abbiamo pure pubblicate. Una volta al mese le faremo per tutta la costa. Per avere la balneabilità dobbiamo andare a comunicare alla Società della Sanità i dati scientifici. Probabilmente passeranno mesi, io non lo so quali sono le procedure. Ma intanto l'acqua non è inquinata, questo significa che c'è stato e c'è un grosso successo da parte dell'amministrazione Cristaldi, perché con la messa in opera del depuratore abbiamo disinquinato quel tratto. Chiamate la spiaggia in città, chiamate la spiaggia come voi, ma intanto quel tratto è inquinato. Io sono stato, quando il sindaco Cristaldi ha progettato la spiaggia in città, ero titubante, gliel'ho detto l'altro giorno, non ci credevo, ma adesso devo ricredermi, perché intanto è una realtà. Se poi possiamo fare il bagno perché siamo a 500 metri, perché fanghi, ma questo si vedrà. Se dobbiamo fare un'analisi a qualche personaggio, lo facciamo tutte le cose possibili e immaginabili, attiamo tutte le procedure. Certo, non sarò io a dire che è balneabile, ma naturalmente gli organi competenti. Grazie assessore. Chiudo il punto 2 all'ordine del giorno, dopo glielo do sul punto, sull'altro punto. Chiudo, non c'è ordine di lavoro, consigliere Di Mauro. Chiudo il punto 2 all'ordine del giorno e passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito di sentenza numero 30 del 2015 emessa dal Tribunale di Marsala, sezione lavoro Biosa Giuseppe. Prego l'amministrazione di illustrare l'atto. Un debito fuori bilancio è un riconoscimento di legittimità che scaturisce da una sentenza che è stata emanata il 23 gennaio del 2015 al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, che ha condannato... Un attimo assessore, perché non si sentono i microfoni. Signor Rizzo! Ha condannato il Comune di Marsala del Vallo a pagare una somma complessiva di 842 euro a titolo di indennità di riconoscimento di responsabilità a una nostra dipendente. Questo è tutto. Fra tutte le altre cose, il debito fuori bilancio rientra nell'articolo 194, comma 1, lettera A, del decreto legislativo 267-2000, e vi ripeto che l'importo è per complessivamente 842. Grazie assessore, segretario per i pareri.
I pareri di regolarità tecnica e contabile sono favorevoli, come anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Consigliere Giacalone per la prima commissione. In qualità di vicepresidente della prima commissione comunico che il parere è favorevole. Grazie consigliere Giacalone. Ha chiesto di parlare il consigliere Mauro, prego, ne ha facoltà. Sì, signor Presidente, io vorrei insomma porre l'accento su una questione che abbiamo appreso oggi in Consiglio Comunale dall'assessore Bonanno rispetto al bando, quindi per la sistemazione delle fognature di Tonnarella. Abbiamo appreso che il Comune è commissariato. Il Comune sarà commissariato. Bene, diciamo, questo è un dato. No, no, io non lo sapevo, l'ho appreso ora. Quindi il dato è che, al di là di tutto il resto, il Comune è commissariato. Ora io vorrei spiegare ai cittadini che magari, diciamo, sono poco avvezzi alla politica, quando interviene una procedura di commissariamento. Una procedura di commissariamento presso un ente locale, presso la regione, interviene quando c'è l'inerzia dell'amministrazione, quando ci sono ritardi dell'amministrazione, perché i dati sono oggettivi. Cioè, se non ci fosse stato un ritardo o un'inerzia dell'amministrazione, non ci sarebbe stato il commissariamento, perché non vedo qual è il motivo per cui un ente locale debba essere commissariato. C'è il commissariamento, signor Presidente, mi scusi, io, come dire, qualcosa nel corso di questi anni ho appreso. Il commissariamento interviene quando c'è una inerzia e quindi viene esercitata l'azione sostitutiva o della regione, in questo caso dallo Stato, per evitare proprio di perdere risorse. Questa è una notizia. C'è un commissariamento in atto. Poi le responsabilità di chi sono? A me interessa poco, a me interessa soltanto che una procedura grave sta incombendo sul nostro comune. Di fatto, intervenendo il commissario, il comune di Mazzara del Vallo, quindi il sindaco, la giunta, viene esautorato. Che da un lato potrebbe portare ad un'accelerazione, ma dall'altro lato testimonia che cosa? Il fallimento dell'azione amministrativa. Quando il Consiglio Comunale, signor Presidente, è inadempiente rispetto al bilancio, veniamo commissariati, la Regione ci invia un commissario adatta per approvare il bilancio, perché il Consiglio Comunale è inadempiente e quindi necessariamente il bilancio deve essere approvato. Ora, vista l'importanza dell'opera, assolutamente importante, 26 milioni di euro, il Governo Nazionale ritiene che non possano essere perse assolutamente 26 milioni di euro. E quindi interviene il commissariamento per certificare cosa? L'inerzia, l'inadempienza dell'amministrazione. Vada al punto, gentilmente. Quindi questo è un dato su cui nessuno ha detto nulla, ma che bisogna, come dire, porre il centro della questione. C'è un commissariamento in atto, prima cosa. Seconda cosa, non ho detto Consiglio, lei deve andare sul punto all'ordine del giorno, consiglio. Gentilmente, consiglio. Non è che possiamo aprire un altro dibattito. Io non ho detto poc'anzi che gli assessori devono studiare, ho detto proprio rispetto al fatto che qualcuno mi disse che hanno 200.000 euro, ho detto studiatevi le carte bene, non ho detto che bisogna studiare, io non mi permetto mai di offendere le persone, meno che mai gli assessori, ho detto di leggere bene il bando, solo questo, di studiare bene il bando, e non era mio intendimento offendere le persone, non l'ho mai stato, signor Presidente. Concludo dicendo, io poc'anzi sulla spiaggia di età ho detto ho fatto un plauso all'amministrazione, non ho criticato affatto, nessuno l'ha fatto, se qualcuno l'ha fatto si assume responsabilità. Bisogna dare atto che l'amministrazione ha investito quel progetto ed è stato, come dire, lo ha portato, come dire, in cantiere, ma l'opposizione, come dire, fa un ragionamento, secondo me, di serietà. Cioè non critica le cose che l'amministrazione non fa. In questo caso io ho criticato il fatto, per esempio, che siamo commissariati e per me è un fatto grave, assessore. Consiglio, ma vado al punto ho chiuso, del giorno. Signor Presidente, solo questo. Volevo, come dire, porre a sul punto all'ordine del giorno come si esprime? Il fatto che l'amministrazione è stata o sarà commissariata. Punto. Ah, un'altra cosa, no. Consiglio. Ho finito. Sulle scuole, assessore. Consiglio, ho finito. Lei deve andare sul punto all'ordine del giorno, consiglio. Allora, gentilmente. Sul punto credo che ci sia il parere favorevole della Commissione, quindi anche il mio. Volevo soltanto finire sulle scuole. Che a meno che questi comuni non si siano trasferiti di provincia, il comune di Partanna, di Campobello di Mazzara, di Buseto, di Salemi, di Castelvetrano, cioè credo che siano comuni della provincia. Grazie. Di Chiano, che sono stati tutti regolarmente finanziati. Grazie, consigliere Mauro. L'assessore per un chiarimento, prego. Gentilmente non abbiamo... Io devo smentire il consigliere Mauro, perché il Ministero, il direttore Polsoni ci ha informato che il Ministero, benché l'amministrazione comunale avesse rispettato i termini, noi abbiamo rispettato i termini di presentazione del perché c'è un ricorso del CGA, lei invece deve chiedere come mai
Come mai il CGA per quanto riguarda i comuni di Castellana e Marsala si esprime in 30 giorni e per il comune di Mazzara si esprime in 6 mesi, dando l'udienza a dicembre 2016? Quindi c'è il rischio, secondo il Ministero, che siccome il CGA si deve esprimere a dicembre il 12 dicembre 2016, c'è il rischio di perdere il finanziamento, ma non perché non abbiamo presentato il progetto, lo dice chiaramente. Ci ha informato che il Ministero, benché l'amministrazione comunale avesse rispettato i termini, ha deciso di inoltrare la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di commissionamento del soggetto attuatore comune. Così, perché c'è un ricorso da parte del CGA. E le dico un'altra cosa, a me sta bene che viene commissariato. A me sta bene che viene commissariato. Grazie Assessore Bonanno. A me sta bene. Ha chiesto di parlare il Consiglio d'Arena, prego, ne ha facoltà. Presidente, Giunta, consiglieri, io prima di mettere in votazione l'atto vorrei capire se il segretario generale mi dà una spiegazione sulle direttive che sono arrivate per via email, in cui, se non ho capito male, e spero di aver capito male, mi si dice che non si possono approvare debiti fuori bilancio se non abbiamo approvato un bilancio di previsione. E ce lo dice in maniera, credo, chiara una nota, una direttiva della Corte dei Conti, in cui già diviene strano pensare che nei comuni si potevano approvare in Consiglio Comunale dei debiti fuori bilancio che senza nessun bilancio di previsione sia stato mai votato. Ora, prima di andare avanti, vorrei che mi si dia ancora più forza e chiarimenti a questa nota direttiva mandata dal segretario generale, credo, a tutti i consiglieri comunali, e mi sembra strano che nessuno finora ne abbia parlato, perché dice pure altre cose, che non è possibile pagare prima di essere passato in consiglio comunale, e spesso questo succedeva e non vorrei che succedesse anche ora. Quindi, prima di andare avanti, se il segretario mi dà anche conforto su quello che ho potuto capire io, da ora in poi, visto che sappiamo che dal 2014 c'è questa direttiva, i debiti fuori bilancio, e già si parla di debiti fuori bilancio con sentenza, altro che quelli senza sentenza che sono stati approvati nei vari consigli comunali, altro che tutti quelli che vengono senza sentenza, perché anche l'altra volta, assessore, c'è un accordo fra le parti, però il consiglio comunale poi si deve esprimere. Ed è responsabilità di questi consiglieri comunali che sono espressi avere dato un sì, un parere favorevole a quel debito fuori bilancio senza sentenza e senza bilancio di previsione. Quindi la mia domanda è: senza bilancio di previsione possiamo andare avanti con i debiti fuori bilancio dopo questa nota, sì o no? Grazie. Grazie consigliere Arena. Sì, consigliere Arena, io mi sono limitata alla prima parte del parere. Intanto si tratta di un parere della Corte dei Conti su richiesta del Comune di Vita e quindi non si tratta di una deliberazione a sezioni riunite. La richiesta di uno specifico parere a proposito di una specifica situazione. Invero la Corte dei Conti, e su questo ci trova abbastanza d'accordo, per cui non abbiamo avuto difficoltà a predisporre una direttiva in tal senso, pretende che prima il Consiglio riconosca e poi si liquidi, anche in caso di sentenza, visto che ci sono 180 giorni di tempo, se non vado errata, per l'esecuzione della sentenza. E quindi in questo senso io ho fatto una direttiva, ho riunito anche i capigruppo per spiegare che da quando ce ne siamo resi conto funzionerà così. Questi sono debiti già pagati, quindi non possiamo andare a revocare un pagamento già effettuato che comunque poi sarebbe riconoscibile. Sul fatto dei debiti fuori bilancio riconoscibile o meno in mancanza di bilancio, stiamo approfondendo la questione con la direzione della ragioneria, quindi su questo noi ci riserviamo, se del caso e se acquisiamo ulteriori elementi, di fare una direttiva in tal senso. Quindi su questo io ancora non mi sono espressa. C'è come lo pago? E si è rivolto a chi di dovere. E dall'altra parte hanno risposto: ma nemmeno si deve porre il problema un comune a pagare dei debiti se non avete un bilancio di previsione. E su questa nota, o su questa direttiva, che magari lei sta dicendo non è ancora che è una direttiva, lei giustamente si è preoccupata, perché allora ce l'ha fatto conoscere.
perché ci ha portato a conoscenza noi consiglieri comunali su questa direttiva, per prendere coscienza su quella che è, sono le direttive regionali. Cioè, dice lei, prendete conoscenza che può anche darsi che qualcuno domani comincia a scrivere alla Corte dei Conti e dice: ma come sono stati pagati queste, qualche consiglio comunale, chiunque che abbia un ruolo istituzionale, ma il consiglio comunale come mai ha approvato un debito senza aver fatto ancora prima un bilancio? Perché quello che ha chiesto il consiglio, il comune di Vita, non è che ha chiesto qualcosa di particolare, ha chiesto: ma io questi soldi come glieli do? E su questo si è innescata questa sua nuova conoscenza che ha detto, che ha mandato a tutti i consiglieri comunali. Quindi lei mi sta dicendo che ancora ci stiamo, si sta preoccupando di dare altre nuove direttive, e in quelle direttive credevo che già erano tassative queste situazioni. Cioè, dobbiamo sapere, consiglieri comunali, che anche un debito fuori bilancio, anche un debito fuori bilancio, tanto non si può pagare prima, tanto non si può pagare prima da parte di chi ha fatto quel debito, che si può pagare dopo che un consiglio comunale abbia approvato quel debito, se ho capito bene, credo di aver capito bene, e credo di aver capito bene. Quindi tutto quello che ci siamo detti per anni, ora comincia a esserci dei paletti. Io su questa situazione, quindi, per ogni debito fuori bilancio, per questa situazione mia personale, esco fuori dall'aula e non sono presente sulla votazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Arena. Ha chiesto di parlare il consigliere La Grutta, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, gentilissima. Chiaramente da quello che emerge in aula, ma non solo, dalla comunicazione che mi è pervenuta alla mail da parte del segretario generale, viene, come dire, complicato gestire questa situazione dei debiti fuori bilancio. Intanto volevo faccio una domanda naturalmente al Presidente, ma in realtà è rivolta al segretario affinché mi risponda. Volevo sapere, visto che ho semplicemente ricevuto questa mail con la comunicazione rispetto al parere sui debiti fuori bilancio, volevo sapere il perché, visto che ne ho sentito parlare, perché c'è stata una riunione fra consiglieri comunali e probabilmente il segretario generale, o in cui, diciamo, in questa riunione si è approfondito questo parere. C'è stata questa riunione, ma io non sono stato invitato. Non è che ho bisogno di essere invitato, però se c'è un approfondimento, io credo che i dirigenti del comune debbano mettere a disposizione le loro conoscenze di tutti i consiglieri comunali. Magari ho capito male io, ma siccome ne ho sentito parlare a diversi consiglieri comunali, volevo capire se si era fatta una riunione in tal senso, e se non si era fatta, in ogni caso, se è possibile per le prossime volte, visto questi approfondimenti tecnici, ebbene vorrei che ci fosse partecipazione nel comprendere ancora meglio e bene le cose. Poi, per quanto riguarda appunto il debito in sé per sé, c'è una contraddizione in termini. Come faccio a votare un debito fuori bilancio se materialmente il bilancio di previsione non è stato approvato? Ripeto, non è stato nemmeno approvato il consuntivo 2014, e lì ritorno a fare la domanda, visto che non ho ottenuto poco fa risposta, se c'è la probabilità, visto che il consuntivo 2014 ancora non viene in consiglio comunale, che il consiglio sia commissariato, perché mi dispiacerebbe. E a proposito di commissariamento, io non so se è ancora presente in aula il vice sindaco Silvano Bonanno, il quale ha detto una cosa che mi ha fatto letteralmente saltare dalla sedia. Ha proferito queste parole, ha detto: meno male che c'è il commissariamento per quanto riguarda la questione fognatura. Ma meno male perché? Vorrei capire bene. Meno male perché ci si è esautorati da qualche responsabilità, oppure perché in questa maniera sono altri che devono prendersi responsabilità. Cioè, io vorrei spiegata questa frase, perché se non è chiarita, anche perché l'espressione del viso dava a intendere un certo malessere in questa espressione, diciamo, verbale,
La volevo chiarita nel merito e nel dettaglio, perché vorrei capire perché il vice sindaco di questa città ritiene che sia più corretto e giusto che ci sia il commissariamento. Io da politico di questa città preferirei, come dire, riuscire a non farmi commissariare mai e a gestire le cose in maniera, diciamo, diversa. Vorrei esercitare il mio ruolo. E un'ultima cosa, l'indennità di responsabilità. Il debito fuori bilancio della questo risarcimento alla signora Biosa Giuseppa per sentenza parla appunto che dovremmo dare questi soldi a titolo di indennità di responsabilità. Ora, se ve ne sono altri a seguire, sempre con questa dicitura, indennità di responsabilità, se il lavorare al comune comporta che alcuni dipendenti abbiano diritto da dipendente all'indennità di responsabilità, io non vedo, non capisco il motivo per cui non gli si viene riconosciuto. Perché non glielo si paga prima, naturalmente, ciclicamente, quando è giusto, piuttosto che costringere i dipendenti a ricorrere al legale e poi a finire a percepire i soldi per sentenza. Stesso dicasi per altri debiti che sono arrivati e sicuramente arriveranno per quanto riguarda il salario accessorio dei dipendenti, anche lì una cosa, insomma. Poi non ho ricevuto risposta rispetto alla situazione dello stato dell'arte di Piazza Regina e a chi ha disposto quella pulizia nell'arco normanno in Piazza Mocarta. Vorrei e gradirei che mi si desse risposta. Grazie. Grazie consigliere La Grutta. Io la posso informare, per quello che è nelle mie conoscenze, che la riunione dove è stata spiegata, come lei dice, ma non tanto spiegata, illustrata la direttiva della dottoressa Marascia è quella che le è stata inoltrata via mail, e il presidente ha ritenuto di convocare tutti i capigruppo. Voi siete stati tutti informati di come è avvenuta la riunione, di quello che è stato l'oggetto all'ordine del giorno, e vi assicuro che nulla è stato detto di più rispetto a quanto lei ha ricevuto nella direttiva. Non vedo altri iscritti a parlare. Mettiamo in votazione il punto numero 3. Entra il presidente. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi e che seduto lo dichiari. Favorevole Marascia, Gaiazzo, Zizzo, Foderà, Norrito, Firenze, Tumbiolo, Caruso, Giacalone Sidonia, Impeduglia, Provenzano, Randazzo, D'Annibale, Pernice, Giacalone Sidonia, Diadema, astenuto il presidente. Contrario non c'è. Sedici favorevole, un astenuto, il punto numero 3 passa. Metto in votazione l'immediata esecutività. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che seduto lo dichiari. La stessa votazione. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 27/2015 emessa dal Tribunale di Marsala, sezione lavoro, contro Giacalone Antonino. Prego amministrazione, illustri l'atto. Consigliere, si tratta di una fotocopia del debito fuori bilancio che abbiamo trattato sinora, e questo riguarda un importo di 1.455 euro, sempre perché è stato condannato il Comune e a titolo di indennità di responsabilità. Allora, per indennità di responsabilità si sta ad indicare esattamente che durante lo svolgimento del lavoro di questo dipendente, così come degli altri dipendenti, questo ha svolto specifiche mansioni di particolare responsabilità, mansioni che sono state analiticamente indicate in ricorso e riconosciute dal giudice del lavoro. Quindi questo è il tutto. Il tutto rientra sempre nell'articolo 194, comma prima, della lettera A del decreto legge 267 del 2000. Tenete sempre presente che per quanto riguarda questa indicazione che è arrivata da parte del segretario generale,
scaturisce da una richiesta, da una formulata dal segretario comunale di Vita alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti si è espressa così come giustamente è stato riferito in quest'Aula, però abbiamo a che fare con la Corte dei Conti a la sezione, non mi ricordo se la terza o la quarta, non a sezione riunite, quindi eventualmente anche andare a riconoscere un debito fuori bilancio su sentenza esecutiva e andarlo a pagare prima non si incorre esattamente in niente. Questo è il mio modestissimo parere. Nel momento in cui la Corte dei Conti a sezione riunita formulerà una indicazione ben precisa, ne prenderemo atto. Poi per quanto riguarda tutti gli altri debiti fuori bilancio finora riconosciuti dentro quest'Aula da quando io la frequento, sono state sempre tutti con precise indicazioni, con precise conoscenze e con voto responsabile da parte di tutti. E ricordatevi, caro consigliere, che nel momento in cui un consigliere comunale vota un debito fuori bilancio dando un parere negativo ed è nei suoi diritti, io il consiglio che gli do è quello di dare e motivare sempre perché si dà questo parere negativo. Forse la cosa migliore è esattamente quello di uscire dall'aula nel momento in cui uno ha dei dubbi, cosa che succede nei diritti dei consiglieri comunali, che lo facciano pure, ma sappiano esattamente in cosa si incorre nel momento in cui si vota in un determinato modo senza dare una motivazione. Questo è l'atto deliberativo al debito fuori bilancio che andiamo ad affrontare. Grazie assessore. Segretario Pareri. Parere. Sono favorevoli. Parere di regolarità tecnica contabile del Collegio dei Revisori, sono favorevoli. Prego, prima commissione. Il parere della prima commissione consiliare è favorevole. Apro la discussione generale. Non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione la proposta numero 4 all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza 27/2015 emessa dal Tribunale di Marsala, sezione lavoro Giacalone Antonino. Che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che sono stato dichiarato. Favorevole Marascia, Di Gregorio, Caiazzo, Zizzo, Foderà, Randazzo, Norrito, Firenze, Tumbiolo, Giacalone Sidonia, Pernice, D'Annibale, Provenzano, Impeduglia, Giacalone Giuseppe, Caruso, Diadema, astenuto il Presidente. Diciassette favorevoli, un astenuto, al punto numero 4 passa. Metto in votazione immediata esecutività, che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che sono stati chiari. La stessa votazione. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 29/2015 emessa dal Tribunale di Marsala, sezione lavoro Ferrante Francesca. Prego l'amministrazione illustrare l'atto. Consigliere, un altro riconoscimento di un debito fuori bilancio su una sentenza pronunciata a gennaio al Tribunale di Marsala, sezione del lavoro, che anche qui riconosce a un nostro dipendente un'indennità a titolo di responsabilità superiore assunta dallo stesso. E la somma globale riconosciuta da parte del giudice del lavoro assomma esattamente 842 euro. C'è il parere favorevole sia della prima commissione che dal Collegio del Revisore. Grazie assessore. Segretario per i pareri. I pareri sono tutti favorevoli. La prima commissione per i pareri. Il parere della prima commissione è favorevole. Grazie consigliere Giacalone. Apro la discussione generale. Non vedo nessuno iscritto a parlare. Metto in votazione punto 5 all'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 29/2015 emessa dal Tribunale di Marsala della sezione lavoro Ferrante Francesca. Che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che sono dichiari. Favorevole Marascia, Di Gregorio, Caiazzo, Zizzo, Foderà, Randazzo, Norrito, Firenze, Tumbiolo, Caruso, Giacalone Giuseppe, Impeduglia, Provenzano, D'Annibale, Pernice, Giacalone Sidonia, Diadema, astenuto il Presidente. Diciassette favorevoli, un astenuto, il punto numero 5 passa. Metto in votazione immediata esecutività, che è favorevole si seduto, che è contrario si alzi, che è seduto lo dichiari. La stessa votazione. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno,
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza numero 20/2015 emessa al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, geometri da Cade Mario, dottore Terranova Vincenzo. Prego l'amministrazione illustrare l'atto. Sentenza da parte del Tribunale di Marsala, sempre nel gennaio di quest'anno, a favore dei due nostri dipendenti, e la somma che viene riconosciuta a loro è di 1.685 euro. Il tutto rientra nell'articolo sempre 194 del decreto legislativo 2260. Grazie assessore. Segretario per i pareri. Parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, come anche il parere del Collegio dei Revisori. Grazie segretario. La prima commissione, consigliere Giacalone. Il parere della prima commissione è favorevole. Grazie consigliere Giacalone. Apro la discussione generale sul punto salute all'ordine del giorno. Non vedo nessuno iscritto a parlare. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che seduto lo dichiari. Favorevole Marascia, Di Gregorio, Caiazzo, Zizzo, Foderà, Randazzo, Norrito, Giacalone Sidonia, Firenze, Tumbiolo, Pernice, D'Annibale, Provenzano, Impeduglia, Giacalone Giuseppe, Caruso, Diadema, astenuto il Presidente. Diciassette favorevole, uno astenuto, il punto numero 6 passa. Metto in votazione immediata esecutività. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che seduto lo dichiari. La stessa votazione. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 28/2015 emessa al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, Saladino Dioniso più 4. Prego. Sentenza delle sezioni di lavoro del Tribunale di Marsala che riconosce a 5 dipendenti del nostro ente un riconoscimento di complessivamente per euro 4.466, tutto rientra nell'articolo 194, eccetera, eccetera. Questo è quanto. Grazie assessore. Segretario per i pareri. Parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, il parere del Collegio dei Revisori favorevole. La prima commissione. Il parere della prima commissione è favorevole. Grazie consigliere Giacalone. Apro la discussione generale, ha chiesto di parlare il consigliere La Grutta, prego, ne ha facoltà. Semplicemente per ricordare ancora una volta, perché se continuiamo a votare in questa maniera non si comprende che si stanno votando debiti fuori bilancio relativi all'indennità di responsabilità dovuti ai dipendenti, i quali devono ricorrere al legale per ottenere una cosa dovuta. Ecco perché mi interrogo e vi interrogo sulla funzionalità, la macchina burocratica, una cosa dovuta come l'indennità di responsabilità fa sì che bisogna ricorrere al legale. Niente da dire. Grazie consigliere La Grutta. Non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che seduto lo dichiari. Favorevole Marascia, Di Gregorio, Caiazzo, Zizzo, Foderà, Randazzo, Norrito, Giacalone Sidonia, Firenze, Tumbiolo, Caruso, Giacalone Giuseppe, Impeduglia, D'Annibale, Pernice, Provenzano, Diadema, astenuto il Presidente. Diciassette favorevole, un astenuto, il punto numero 7 passa. Metto in votazione immediata esecutività. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che seduto lo dichiari. La stessa votazione. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, compenso del professionista avvocato Giacomo Burzotta, causa Giacolone Nicolò più 1, comune Mazzara del Vallo. Riconoscimento debito fuori bilancio. Prego l'amministrazione, illustrare l'atto. Presidente, l'amministrazione ritira quest'atto perché, così come evidenziato anche da parte del Collegio dei Revisori, manca il parere di liquidazione della parcella dell'ordine di appartenenza. Grazie assessore, quindi il punto numero 8 viene ritirato.
Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, compenso il professionista avvocato Salvatore D'Alba, causa Butera Rosa più 2, comune Mazzara del Vallo, riconoscimento debito fuori bilancio. Prego l'amministrazione. Sempre con la motivazione è stata riscontrata da parte del Collegio del Revisore dei Conti, mancando il parere di liquidazione della parcella dell'ordine di appartenenza, l'amministrazione ritira l'atto. Grazie assessore, quindi il punto numero 9 all'ordine del giorno viene ritirato. Passiamo al punto 10 all'ordine del giorno, mozione stato di attuazione del piano regolatore generale comunale. Invito la terza commissione che ha presentato l'atto di illustrare. Presidente Dumbiolo. Presidente Dumbiolo, c'è la mozione della sua commissione a illustrare. Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, cittadini, sono diverse le mozioni che sono oggi all'ordine del giorno, documenti fatti dalla terza commissione, molti dei quali di rilevanza e quindi molto importanti, che affrontano tematiche importanti. Una di queste riguarda il piano regolatore comunale. La nostra commissione ha provveduto durante alcune sedute a capire a che punto è il piano regolatore. Il piano regolatore necessita di un'accelerata, ecco, diciamolo così. Quindi bisogna riconoscere che a volte la macchina amministrativa si inceppa, e a volte non per la politica ma per ciò che riguarda anche gli impiegati comunali stessi, che non ne voglio fare un'accusa, ma spesso e volentieri non permettono che certe cose vadano con la velocità con la quale invece dovrebbero andare. Ecco, diciamo così, con questa mozione noi impegniamo l'amministrazione e quindi il sindaco Cristaldi a mettere in atto tutte le procedure necessarie tese alla stesura del piano regolatore generale, che noi consideriamo di vitale importanza per la vita economica di questa città, in quanto convinti, quindi, come dicevo, che la funzione di volano economico che potrebbe assumere tale strumento, una volta redatto, quindi farebbe sì che la città registrerebbe un notevole sviluppo. E quindi invito tutto il Consiglio Comunale a votarlo senza esitare. Grazie. Grazie Presidente Dumbiolo, ha chiesto di parlare il Consigliere Mauro, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie signor Presidente. Io ringrazio la terza commissione consiliare e il Presidente, insomma, che hanno portato in aula questa mozione che credo che coinvolga l'intero Consiglio Comunale. Questa mozione non fa altro che, come dire, condividere gli interventi, i vari interventi che questa opposizione, che questa parte politica senza critica ha fatto all'amministrazione comunale su uno strumento che è uno strumento fondamentale. Questa amministrazione governa la città da sei anni. Il piano regolatore è decaduto nel 2008. Io, come dire, mi limito a valutare i fatti, e nel corso di questi anni ho sperimentato, anzi ho verificato, che tutto ciò che, come dire, interessava il sindaco, in particolare l'amministrazione, o meglio, che a tutto ciò che interessava il sindaco è stata data, come dire, una procedura privilegiata, con tempi molto spediti, tempo molto veloce, realizzazione, insomma, delle ceramiche, le vasi, eccetera, 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 eccetera. Non si comprende come mai, per esempio, per il piano regolatore generale non ci sia stata la stessa attenzione. E questo è il punto. E ripeto, da questa parte politica rispetto al piano regolatore generale abbiamo fatto tantissimi interventi, così ad un mio, sollecitando l'amministrazione ad accelerare sul PRG. Perché, come dicevo poc'anzi, la città è in gravissima difficoltà. L'approvazione di un nuovo PRG, consigliere Zizzo, potrebbe, come dire, dare qualche opportunità in più agli imprenditori, non soltanto, diciamo, locale, ma anche e soprattutto a chi avesse eventualmente la volontà di venire a investire in questa città, di dare delle opportunità di investimento. Il piano regolatore non è legato esclusivamente all'interesse dei cittadini singoli per costruire o di piccoli imprenditori,
ma è, come dire, la cartina torna solo di un'amministrazione, le opportunità che un'amministrazione, che un comune dà a chi ha la volontà in questi tempi, come dire, così complicati di voler investire su un territorio. Se domani, per esempio, signor Presidente, qualcuno volesse investire in città un'attività, su un'attività artigianale o industriale, noi siamo in difficoltà, consigliere Ziz. Non abbiamo le aree, come dire, che possono consentire questo tipo di insediamento. Se qualcuno volesse, come dire, realizzare una struttura turistica nella nostra città, non lo può fare, consigliere Tombioli, a meno che non venga in consiglio comunale a chiedere una variante. Ma sappiamo benissimo quali sono i tempi delle varianti, signor Presidente. Per cui ritengo che dotare l'amministrazione, il comune, di un piano regolatore darebbe qualche opportunità in più a una città che purtroppo, nonostante quel che si dice, continua a essere in gravissima difficoltà. Grazie. Grazie consigliere Mauro. Che se parla il consigliere Grutta, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Chiaramente anticipo che voterò favorevolmente la mozione. Se ne avessi avuto nel momento in cui è stata presentata contezza, l'avrei anche sottoscritta e firmata, però vanno sottolineate alcune cose. Vedete, qualche giorno fa è arrivata praticamente una scheda inerente alla trasparenza di tutti quelli che sono i servizi, i lavori, tutto ciò che comporta e che si fa nel comune di Mazara del Vallo. Quindi tutti gli uffici hanno dovuto scrivere numeri, relazioni, quindi parliamo di cose, diciamo, su cui si ha estrema contezza. Ebbene, per quanto riguarda l'obiettivo 7.1 in quella relazione sulla trasparenza dei servizi che si fanno nel Comune di Mazara del Vallo, c'è scritto, quindi non lo dico io, lo dice un atto di trasparenza. C'è scritto che l'avanzamento del procedimento di revisione del piano regolatore era al 10% e rimane al 10%. Vuol dire che per quanto riguarda l'obiettivo 7.1, ovvero piano regolatore generale, così come eravamo, siamo rimasti. Quindi la mozione è assolutamente condivisibile. Mi fa piacere che finalmente si prende atto anche politicamente di una mancanza di risultato, di una inefficienza dell'amministrazione comunale che dal 2008 ad oggi, 2015, ancora per quanto riguarda il piano regolatore generale non si ottengono risultati. Il piano regolatore generale è la cartina di tornasole di quella che è l'attività e lo sviluppo della città. Se siamo fermi al 2008 e ancora siamo a un 10% di obiettivo prefissato e rimane quello l'obiettivo e invece dobbiamo essere al 100%, vuol dire che qualche cosa non va, non è andata e non va. Spero che questo atto di indirizzo possa, come dire, sollecitare l'amministrazione al punto giusto e cominciare a lavorare su questo che è un atto importantissimo per la città. Grazie. Grazie a lei consigliere Grutta. Chiesto di parlare il consigliere Arena, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Giunta, consiglieri. Questa è una mozione che, come dire, è servita a nozze a chi da 5 anni chiede sempre per quale motivo, qual è la causa ostativa. Pensate magari per chi è nuovo, che se è stato pure, è stata fatta una commissione speciale per il problema del piano regolatore generale. Dopo 6 anni siamo rimasti sempre alla stessa maniera, ma c'era un altro problema, non è soltanto per dare direttive alla nuova città, ma anche per liberare aree che sono, come dire, chiuse, bloccate da 20 anni, da 20 anni che non si possono liberare, cioè aree che sono vincolate a ipotetiche piazze, ipotetiche chiese, ipotetiche scuole, e abbiamo un territorio completamente bloccato. E ora io mi associo alla richiesta fatta dalla terza commissione. Io non voglio fare il mago, ma sono convinto che se si farà questo piano regolatore sarà fatto soltanto negli ultimi 6-7 mesi di consigliatura, quando qualcuno magari vorrà mettere mano in maniera definitiva e non più spostabile questo piano regolatore. Ma io chiedevo anche un'altra cosa. Come mai non si è messa ancora mano
a quelle direttive che sono state votate da un consiglio comunale nella sua pienezza dei poteri, che erano le direttive per il piano spiagge. Da 4 anni ancora si aspettano queste direttive votate in consiglio comunale. Ecco che cosa ci dobbiamo chiedere. Ma quando vengono approvate? Se non ci sono, aspettiamo che vengano approvate. Quelle che ci sono state approvate ancora non vengono dopo 4 anni applicate, e quindi che cosa deve fare un consigliere comunale che ha votato una direttiva sul piano spiagge che ancora non viene completamente messo in opera? Anche questo è qualcosa che ci dobbiamo porre tutti i consiglieri comunali, perché in quelle direttive c'erano anche delle indicazioni particolari. C'era anche un'indicazione, credo che era ancora quello del porto, il nuovo porto turistico, l'hanno fatto da altre parti, con le stesse somme. Con le stesse somme, con le stesse investitori che non sono stati fatti a Mazara, sono andati nella Sicilia orientale ad progettare un porto che qua non ci abbiamo. C'era anche da progettare un nuovo porto turistico all'interno del fiume Mazara. Dopo 4 anni ancora notizie non se ne ha. E ricordando sempre che qualcuno voleva fare l'avvocato difensore, giustamente quello che è la maggioranza e quelle persone che sono le posizioni anche di parte, io volevo chiedere, non c'è più l'assessore, che fine hanno fatto quegli investimenti del lato idrico? Che fine hanno fatto? Perché ora parliamo di fognature, ma io parlavo di acqua. Approvato in consiglio comunale, erano già somme disponibili, l'abbiamo dimenticato, che fine hanno fatto quelle somme? Quindi quando parliamo di nuovo piano regolatore è ben meglio che riacceleriamo. Certo, una cosa accesa, Presidente, e chiudo, che mi risulta che su 5 hotel e alberghi di Mazara, visto questo grossissimo afflusso di turisti che arrivano a Mazara, se ne sono aperti 2 forse, no, me lo sto sognando, era lo zio d'America che mi diceva che erano altri 2. Ma di certo ne sono chiusi. Lei c'ha pure uno zio d'America, non c'è? Sì, anche io. Oramai gli zii l'abbiamo da tutte le parti. C'è chi viene ogni 10 anni e chi viene ogni anno. E mi diceva, ma scusa, visto che sono arrivato qua, volevo andare in un hotel. E ho detto, è chiuso. Dice, ma tu non mi dici che ci sono qua, sono aumentati i turisti. Dice, allora, vado all'altro hotel. È chiuso. Cioè abbiamo, negli ultimi anni, chiusi 3 hotel a Mazara. E ancora qualcuno dice che qua siamo in piena affluenza di turisti. E questi perché chiudono? Ma sono stupidi. Grazie per questo intervento. Ha chiesto di parlare il consigliere Cangemi, prego, una facoltà. Grazie Presidente, consigliere Giunta. Io, giustamente, come ha già detto il Presidente della Terza Commissione, noi componenti ci siamo spesi per la collettività affrontando e cercando di dare indicazione a questa amministrazione comunale per la risoluzione di tantissime problematiche. Questo del piano regolatore generale sicuramente è uno di questi punti e a mio avviso il più importante. Questa città è stata privata di uno strumento importantissimo, quale il piano regolatore generale, se non erro da circa 7 anni, uno strumento che permetterebbe a questa città, a questo territorio, di potersi sviluppare grazie ad interventi esterni, da imprenditori esterni che, avendo a disposizione un piano regolatore generale, avrebbero potuto immaginare di realizzare le proprie aziende anche nel nostro territorio. Questo purtroppo non è avvenuto ed è a danno dell'intera collettività, cosa che io mi auguro con questa mozione, non di realizzare un piano regolatore nell'immediatezza, ma di sensibilizzare questa amministrazione a spronare chi di dovere per redigere questo piano regolatore generale. La cosa che mi ha notevolmente stupito, quando abbiamo cercato di capirne un po' di più invitando dei tecnici e responsabili in commissione da noi, che ad esempio l'appalto per lo studio geologico geofisico relativo a questo piano regolatore generale, da 1 anno e mezzo ancora si attende la stipula del contratto. Questa è una cosa veramente strana, cioè 1 anno e mezzo non si riesce a stipulare un contratto. Quindi io lì un'idea me la sono fatta, però
vorrei che chi di competenza approfondisse questa problematica per capire meglio per quale motivo dopo un anno e mezzo non si riesce a stipulare un semplice contratto, visto che la gara era stata fatta, proprio per lo studio geologico geofisico, anche perché se non c'è questo non si va da nessuna parte. Quindi il primo tassello andare a smuovere, che questa amministrazione deve smuovere, se vuole veramente, mettere mano a questo piano regolatore generale, è quello di andare a capire per quale motivo ad oggi ancora non si è stipulato questo contratto con la ditta che si è aggiudicata lo studio geologico e geofisico. Io chiaramente voterò favorevolmente questa mozione, anche perché porta la mia firma e ne sono orgoglioso di far parte di questa commissione. Grazie. Grazie consigliere Cangemi. Consigliere Zizzo, ex presidente della commissione, prego, ne ha facoltà. Presidente, assessore, consiglieri, il piano regolatore è una cosa che riunisce tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. Si è visto chiaramente che tutti siamo d'accordo su una cosa: bisogna fare il piano regolatore. L'unico ruolo che ha il Consiglio Comunale è quello di presentare la mozione. Credo che l'amministrazione, in merito al piano regolatore che da anni effettivamente non va avanti, le problematiche sono state tante, io li conosco, ma non è il caso di aprire una discussione su questa cosa. Io voglio dire a nome di tutti, credo, perché dagli interventi che ho sentito, maggioranza e opposizione, bisogna fare il piano regolatore. Come si deve fare? Bisogna cambiare rotta, se vogliamo che questo piano regolatore venga fatto, bisogna cambiare totalmente rotta. Bisogna cambiare rotta, che significa? Noi abbiamo avuto fiducia ai tecnici del nostro comune, però sostanzialmente ancora oggi non hanno quella dimestichezza, quella praticità, quell'impegno, quella competenza. Non ci sono più le figure idonee per sviluppare un piano regolatore che è importantissimo. Quindi l'amministrazione deve prendere una decisione: se continuare così per questi altri quattro anni oppure cambiare rotta. Si può sempre rivedere le cose, è l'unico sistema che ho sempre sostenuto da sempre io, è andare all'esterno, così si può fare, dare tempi certi per la stesura di un piano regolatore in un momento di crisi. In un momento di crisi nella nostra società, nella nostra città, io credo che un gruppo di tecnici locali si potrebbero costituire in associazione e garantire con un massimo ribasso, diminuendo i costi. Io sono convinto che con i costi perché inizialmente credo che a quei tempi l'amministrazione ha scelto la strada di fare sviluppare il piano regolatore dall'interno per risparmiare, perché i costi erano dimezzati. Purtroppo ormai abbiamo tutti la necessità di avere questo piano regolatore. Quindi il mio breve intervento, tra l'altro non intervengo io né per polemizzare né niente, io chiedo che si riveda un po' tutto l'iter e si faccia in modo che nel giro tanto dei tempi di scadenza certi, in 8 mesi, un anno massimo, bisogna realizzare il piano regolatore generale, che è uno strumento importantissimo per qualsiasi città. Grazie. Grazie consigliere Zizzo, io mi faccio complimenti ai consiglieri comunali che dopo aver discusso questa mozione in consiglio comunale si è aperto pure un altro dibattito, quindi complimenti veramente, perché si dimostra quando stanno lavorando bene le commissioni. Consigliere Gregorio, prego, ne ha facoltà. Signor Presidente, anch'io faccio parte della terza commissione e ho contribuito a stilare questa mozione per discuterla oggi in Consiglio Comunale.
Però io voglio tornare un pochettino indietro. Torniamo all'approvazione del piano regolatore, quello che abbiamo in itinere. L'incarico per redigere questo piano regolatore è stato dato nel lontano 1987, che è venuto in consiglio comunale nel 1996. Mi può dare atto alla nostra segretaria, che allora era assessore al personale, quindi con la sindacatura di D'Alfio. Nella prima sindacatura c'è stato posto alcune difficoltà nel discutere questo piano regolatore, tra cui ci ha fatto dichiarare quasi tutto il Consiglio Comunale incompatibile, in quanto avendo fino al quarto grado di merendera, quindi non potevamo contribuire alla discussione del piano regolatore generale. Lo stesso si era reso incompatibile in quanto ero proprietario di un lotto di terreno che nella DC3 diventava agricolo, ma anche questo, per questo mi dovevo dichiarare incompatibile. Quindi, con la seconda candidatura, con la seconda consigliatura di Giovanni D'Alfio, c'era stato riproposto di nuovo il piano regolatore generale e con atto di coraggio quindi abbiamo partecipato alla discussione, tra cui io facevo parte pure allora della commissione lavori pubblici. L'abbiamo discusso punto per punto, l'abbiamo emendato, è venuto in consiglio comunale, quindi è stato per qualche mese, prima dell'approvazione è venuto il commissario ad architta e è stato approvato dal commissario ad architta. Dopo l'approvazione da parte del commissario, quindi il piano è stato trasmesso all'assessorato a Palermo, che arriva l'approvazione, il decreto di approvazione definitivo nel febbraio del 2003. Già da quella data, al febbraio 2003, il piano regolatore doveva essere riportato di nuovo, doveva essere dato un nuovo incarico, riportato in consiglio comunale per un'altra approvazione, in quanto tra le varie prescrizioni, quindi l'assessorato aveva stracciato tutte le zone industriali che erano allocate, le zone D1 che erano allocate nel territorio tra Mazara, Campobello e Castelvetrano, cioè definendo che l'eventuale, con questa nota, l'eventuale localizzazione delle zone D1 in altra parte del territorio comunale idonea per un nuovo insediamento industriale artigianale, rilevato che la prevista ubicazione da parte nord-est del territorio comunale, recentemente sottoposto a vincolo paesaggistico, segnalato come sito di interesse comunitario e circondante le cave di Cusa, non si concilia con l'esistenza di salvaguardia paesaggistica posta dal vincolo anche in relazione al rilevante interesse archeologico presente. Quindi da quella data noi ci siamo trovati senza avere una zona industriale a Mazara del Vallo. Quindi il comune si doveva fare carico di dare di nuovo l'incarico per redigere questo piano regolatore. Consigliere, che vada alla conclusione. Vada alla conclusione. Io sto facendo la mia considerazione. Già sono 8 minuti che sto parlando, quindi vada alla conclusione, vi ho detto. Prego. Devo arrivare fino ad ora, Presidente. Quindi se dice che non devo parlare... No, io nessuno ha detto... Gli sto dicendo il tempo che sono 5 minuti. Lei già è arrivato a 8. Quindi vada avanti e concluda il suo intervento. Non lo so. Quindi non ne vedo motivo, Presidente. Quindi io addirittura rifiuto di continuare. Consiglio, non deve rifiutare. Gli sto dicendo che lei già ha parlato 8 minuti rispetto ai 5 che ci vuole. Non è che sto dicendo qualcosa di particolare. Stiamo parlando noi di uno strumento importante che è il piano regolatore. Ma infatti nessuno ci sta dicendo. Sto facendo le mie considerazioni. Le considerazioni dentro 5 minuti, consiglio. Non è che possiamo andare, può parlare un'ora. Giusto? Vada alla conclusione, consiglio. Vabbè, la conclusione, per esempio. Quindi con nello stesso decreto di approvazione, quindi faceva parte che entro 5 anni c'è che il nuovo ordinamento degli espropri già se lei mi ha fatto un pochettino agitare, assolutamente non deve stare molto tranquillo là, quindi il comune doveva prevedere che entro 5 anni andare a espropriare tutte
e i vincoli imposti nel PRG, quali strade, piazze e varie cose. Quindi dopo, visto che nel giugno 2008 già queste, alcune sono scaduti questi vincoli, quindi il comune si doveva impegnare di andare a redigere il nuovo piano regolatore, perché ci trovavamo con un piano senza tutti i vincoli, strade, piazze, sono diventate delle zone bianche. Con questo molti privati hanno presentato delle varianti, sono state approvate sia da commissario ad acquito oppure dal consiglio comunale, quindi stiamo facendo un piano regolatore a macchia di leopardo. Quindi è giù. Nel 2009, con la delibera di giunta, il sindaco D'Alfi aveva formato l'ufficio del piano per revisione del piano regolatore generale. Nel 2009 c'era il sindaco Magandino. Nel 2009 il sindaco Cristaldi, 31-12-2009, con il determine sindacale 239 del 9-9-2009, aveva istituito l'ufficio per la revisione del piano regolatore generale, tra cui l'architetto Giovanni Giammarinaro, che era stato incaricato allora di redigere, che era allora dirigente, di redigere il nuovo PRG, ha fatto una proposta di delibera per portarla in consiglio comunale, dal che da allora non se ne è parlato. Adesso non è più un dirigente in carica, quindi è passato l'incarico ad altre persone. Ma visto che il comune va a rilento, quindi non c'è secondo me la volontà da parte di funzionari del comune per poter mettersi ad avere la volontà di andare a realizzare questo nuovo piano regolatore, noi come commissione abbiamo proposto di dare un incarico ad un professionista esterno, perché non possiamo permettere ancora di portarci dietro questo benedetto piano regolatore. Va bene, grazie a lei consigliere Gregorio. Ha chiesto di parlare il consigliere Randazzo, prego, ne ha facoltà. Grazie presidente, giunta, colleghi consiglieri comunali. Presidente, intervengo in qualità di membro della terza commissione lavori pubblici, che ha avuto modo di, insieme agli altri colleghi, di proporre e redigere questa mozione avente per oggetto lo stato di attuazione del piano regolatore. Non bisogna, no, non necessita essere un tecnico per capire l'importanza di ciò che stiamo discutendo. Mazara del Vallo nel 2015, a differenza di tantissime altre città, addirittura limitrofe, si ritrova senza uno strumento necessario che potrebbe fungere da volano per l'economia locale, ovvero il piano regolatore. Ma mi consenta, Presidente, nel dire che questo è l'ultimo aspetto di una situazione più generale e complicata dettata dall'inefficienza che interessa il settore in generale dei lavori pubblici. Più di una volta noi abbiamo affrontato in commissione le varie sfaccettature, i vari argomenti, le varie competenze che toccano questo settore, e credo che il piano regolatore sia proprio il simbolo dell'inefficienza, dell'inefficacia di questo settore. Ci troviamo dinanzi a una situazione che la politica può fare ben poco. Noi siamo qui, l'amministrazione è qui, il sindaco sta governando per dare l'input politico a determinate questioni, per dare determinate soluzioni, e in questo caso queste soluzioni, queste volontà non vengono rispettate da un apparato che, parlo in generale, spero di non essere frainteso, da un apparato nel quale vi sono persone che purtroppo, soggetti tecnici, che non riescono un po' per la mole di lavoro, un po' per l'inesperienza sul tema, un po' per la mancanza di volontà, e ci vado un po' più diretto e schietto rispetto al collega Zizzo, che conosce bene la materia vista la sua lunga militanza e esperienza nelle istituzioni, come quella che ha ricoperto, l'ultimo incarico che ha ricoperto come assessore ai lavori pubblici.
l'incompetenza di alcuni tecnici comunali. Qua noi siamo per risolvere problemi, non ci dobbiamo nascondere dietro la verità, non ci dobbiamo nascondere dietro la realtà dei fatti. Noi oggi stiamo discutendo, tramite questa mozione presentata dalla terza commissione dei lavori pubblici, di affidare un incarico di progettazione esterno quando abbiamo centinaia e centinaia di tecnici comunali che potrebbero fare a spese pari a zero lo stesso lavoro che oggi noi chiediamo che venga effettuato da un tecnico magari non di questa città. Basta la mattina farsi un giro e aspettare nell'ingresso del terzo settore per ben 30 secondi per rendersi conto della situazione in cui siamo arrivati. Tensione alle stelle, imprenditori che protestano, professionisti che protestano, semplici cittadini che non ritrovano quei servizi che profumatamente pagano ogni giorno con le loro tasse e con i loro tributi, e dall'altra parte vi è la totale assenza, in certi momenti vi è pure un certo atteggiamento tendente a mancare di rispetto verso i cittadini, l'utenza che va lì solamente per risolvere dei problemi e mettere in atto dei meccanismi tesi a creare sviluppo in questa città, ma nessuno prende provvedimenti. Anzi, al contrario, quando c'è un gruppo di consiglieri comunali che si tolgono la casacca, immuni da qualsiasi condizionamento che possa essere dettato dal proprio partito, dalla propria lista, dal proprio movimento, si interessano del problema, vanno con le buone, diciamo così, presso gli uffici comunali del terzo settore per tentare di rimodulare, riorganizzare, dare dei suggerimenti. Questi suggerimenti non vengono colti, poi successivamente si è costretti, perché anche questo è il nostro ruolo, quello di controllo, di fare il comunicato stampa, di fare la missiva privata al sindaco, di fare qualche intervista, di fare redigere il verbale quello che accade, e veniamo criticati. Non è capitato a me, e guai se capiti a me una cosa simile, perché chi mi conosce ben sa come reagirei di fronte a un fatto simile, che colleghi consiglieri comunali si, diciamo, una volta entrati in qualche ufficio sono stati criticati, perché io con lei consigliere non ci parlo perché lei è stato uno dei promotori, uno dei coloro i quali ha messo firma su un determinato comunicato, su una determinata proposta. E questa è la realtà dei fatti. È una città come Mazara del Vallo, con le ambizioni di capitale, non si può permettere di essere frenata, intralciata nel proprio tragitto da un apparato che non risponde alle esigenze di una cittadina con queste ambizioni e con una popolazione superiore ai 60.000 abitanti. Perciò chiedo al mio sindaco e a tutta l'amministrazione, e mi dispiace che oggi purtroppo per motivi personali sia andato via l'assessore Bonanno, responsabile del settore, chiedo al mio sindaco e all'amministrazione tutta di sollecitare, di attivare pure se necessita qualche ispezione, per veramente rendersi conto dello stato attuale in cui versa il terzo settore. Questa è solamente la ciliegina sulla torta. Una città che punta allo sviluppo del proprio territorio non può non essere dotata di un piano regolatore che, sappiamo tutti, metterebbe in circolo un sistema economico non indifferente, e in periodo di crisi c'è bisogno del piano regolatore, c'è bisogno di gente che venga a investire nel nostro territorio, c'è bisogno di un apparato efficiente pronto a dare le giuste risposte a chiunque, non solo consiglieri comunali, ma cittadini, professionisti e imprenditori. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Randazzo. Non vedo più nessuno iscritto a parlare. Metto in votazione il punto 10 all'ordine del giorno, mozione stato d'attuazione del piano regolatore generale comunale. Che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che è seduto lo dichiari. Favorevole all'unanimità. Quindi, allora, Marascia, Di Gregorio, La Grutta, Alestra, Arena, Cangemi, Diadema, Mauro, Gaiazzo, Bonmarito, Safina, Zizzo, Randazzo, Norrito, Giacalone Sidonia, Firenze, Tumbiolo, Caruso, Foderà,
Giacalone Giuseppe, Impeduglia, D'Annibale, Pernice, Provenzano e il Presidente. ...25 presenti, 25 voti favorevoli, il punto numero 10 passa. Passiamo al punto numero 11, mozione ampliamento e gestione dei loculi cimiteriali. Illustra il Presidente della terza Commissione del Consiglio di Dombiolo, prego, ne ha facoltà. Presidente, Assessore, colleghi consiglieri, cittadini, con questa mozione, a seguito di un sopralluogo effettuato presso il cimitero comunale, abbiamo ritenuto opportuno impegnare l'amministrazione ad attenzionare alcune problematiche che la terza commissione ha rilevato e nello specifico impegniamo l'amministrazione comunale a predisporre tutti gli atti necessari, compreso la stesura di nuovi progetti che prevedano l'ampliamento del cimitero comunale e quindi dei loculi, il miglioramento della gestione di quella parte di cimitero comunale già esistente, nonché la verifica dei contratti esistenti con le società cimiteriali prima descritte, che vengono descritte, ripeto, all'interno della mozione, allo scopo di contestare se questi contratti siano soggetti alle stesse procedure regolamentari rivolte ai singoli cittadini, al fine di rendere dignitoso il luogo che ospita tutti i nostri concittadini che negli anni sono venuti a mancare e permettere a tutta la cittadinanza di poter usufruire di tutti i servizi previsti senza alcun ostacolo, completamento dell'ingresso secondario situato nella parte cimiteriale di nuova costruzione. Per primis vogliamo noi colleghi che siamo della terza commissione che voi tutti in consiglio approviate chiaramente questa mozione, grazie. Grazie a lei consigliere Dombiolo, a chi si parlare il consigliere Cangemi, prego, ne ha facoltà. Componente grazie. Della terza commissione. Grazie Presidente, nella qualità di componente della terza commissione condivido pienamente la mozione che ha presentato il nostro Presidente Dombiolo e voglio ulteriormente completare questo argomentare della mozione dicendo che quando siamo andati al cimitero comunale, proprio perché diverse segnalazioni ci erano arrivate in tal senso, abbiamo parlato con i responsabili e manifestava l'esigenza per una corretta gestione dei loculi di ulteriori stimolazioni. Allora in quel caso, facendo un giro per i vari lotti all'interno del cimitero, ci siamo accorti che c'erano dei lotti, non so se il termine è quello corretto, acquistati a suo tempo da società cimiteriali. E allora, visto che il contratto in maniera unilaterale è stato modificato da questa amministrazione comunale, io parlo del contratto di concessione dei loculi, quindi da 99 anni a 50 anni, quindi in maniera unilaterale, quindi non c'erano le parti a decidere, l'amministrazione ha deciso e la concessione adesso viene stabilita in 50 anni. Ho fatto una domanda al responsabile all'epoca dicendo chiedendo quale sorte avrebbero avuto quei loculi facente parte delle società cimiteriali che a suo tempo avevano acquistato quei lotti. Non mi ha saputo dare delle risposte, io avrei voluto questa risposta, se fosse stato presente, dal nostro vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici. Chiaramente questa domanda me la riservo per la prossima occasione. Ad ogni modo, c'è un'esigenza di nuovi loculi, anche perché i decessi all'anno, c'è stato detto che si aggirano attorno a circa 500 e le stimolazioni preventivate sono meno di quelle che sono le reali necessità. E allora chiedo, oltre a quello che viene chiesto in questa mozione, chiedo anche all'amministrazione di far luce per quanto riguarda questa concessione data alle società cimiteriali, per capire se le stesse procedure, se la stessa modifica contrattuale viene applicata anche per quei loculi. Chiaramente voterò favorevolmente questa mozione e invito i colleghi a fare altrettanto. Grazie. Grazie a lei, consigliere della salute pubblica e dei servizi che il Comune eroga ai cittadini. Fra i vari servizi, da quando nasce a quando il cittadino muore, quello che riguarda il cimitero
è uno dei servizi fondamentali, perché chiaramente il rispetto che si ha per la storia, che si ha per i defunti, che si ha per i propri cari, è un rispetto non solo dovuto, ma è anche un atto etico d'amore. E quindi già solo per questo, siccome l'atto di indirizzo riguarda la volontà di migliorare questo servizio, già per questo anticipo che sarò favorevole, voterò favorevolmente questo atto di indirizzo. Però c'è un però. Voglio essere da portavoce del Movimento 5 Stelle e quindi voglio essere propositivo, nel senso che abbiamo proposto alla città, come programma del Movimento, una possibilità per quanto attiene appunto quello che è il cimitero, per quanto attiene quella che è questa fase, questa parte della vita che riguarda tutti, che è appunto la fase finale. Poi per chi crede c'è anche la fase successiva. Allora, la proposta è presto detta. In buona sostanza, visto che così come si descrive nella mozione, nella stessa mozione c'è scritto che sono all'incirca due cittadini al giorno quelli che muoiono in città, e quindi chiaramente il numero di persone da dover seppellire è diventato così tale, così notevole, che si hanno difficoltà, i posti non ci sono per tutti. L'amministrazione ha pensato bene, lo metto tra virgolette, di estumulare i corpi, ingenerando una situazione spiacevole, perché io so di molti cittadini che sono andati a lasciare dei fiori ai loro cari estinti, oggi sono riusciti, qualche giorno dopo non ci sono riusciti più, perché praticamente il caro estinto era stato estumulato e trasferito altrove, ad altra destinazione. Tra l'altro, e di questo cercherò di rendere sensibili tutti i consiglieri comunali, c'è un conflitto fra due articoli del regolamento cimiteriale, sono in conflitto, perché mentre da una parte quella modifica che consentiva i 50 anni e quindi riducendo da 99 a 50 anni la possibilità di rimanere in un loculo, va a contrastare un altro articolo di questo regolamento che invece garantisce a tutti coloro i quali hanno ottenuto i 99 anni di potervi rimanere, e quindi c'è questa situazione di conflitto che va sicuramente migliorata, si deve entrare nel merito. Ma entro nel merito della proposta. La proposta è una modalità nuova, che nuova non è. Io credo che molte volte, siccome tanti sono i cattolici, lo sono anch'io, molte volte per quanto attiene la cremazione si è avuto un attimo di dubbio, perché sappiamo benissimo nella storia che talvolta la cremazione è stata utilizzata come motivo di opposizione a un certo sentire cattolico. Mi riferisco a certi riti massonici, di cui non voglio nemmeno parlare, non mi interessano. Ma la cremazione, a partire dal 1963, è stata, come dire, anche dalla Chiesa riabilitata, nel senso che, cito testualmente, nel 63 si esprime in un documento papale che non è, si riferisce alla cremazione, non è cosa intrinsecamente cattiva o contraria alla religione cattolica. Quindi in buona sostanza la cremazione è una cosa possibile. Tra l'altro anche Papa Francesco di recente nell'enciclica ha espresso, diciamo, una non contrarietà, è scritto in vari documenti. Quindi se invece di ragionare in questi termini, ovvero nell'aumento semplice dei loculi, che sappiamo benissimo che esponenzialmente non è che si può aumentare chissà di quanto, no? Perché ci sono le case costruite attorno al cimitero, prima o poi, così come siamo in difficoltà, adesso saremo nuovamente in difficoltà, ma cominciare a verificare la possibilità di costruire eventualmente una struttura dove è possibile fare la cremazione, una struttura dove è possibile che i cittadini che hanno una cultura che può andare anche in tal senso, possano usufruire di questo servizio.
Naturalmente l'investimento per aumentare i loculi cimiteriali risulta di milioni di euro. Dico, se cominciamo a progettare in quel tipo di intervento otterremmo due risultati. Intanto risparmieremmo, perché non si amplierebbe a dismisura il cimitero, ma basterebbe un'urna. L'altro risultato è che l'aumento eccessivo dei costi che stiamo sostenendo e che continuiamo a dire ai cittadini di sostenere, si parla di 2.700 euro per un loculo più tutto quello che ci sta attorno, con la cremazione la legge italiana stabilisce un tetto massimo, quindi praticamente la cremazione non arriva a quelle somme. Ora io vado un po' a memoria, prendete con le pinze la somma, subito ho finito, un documento inerente che ho letto l'anno scorso, c'era scritto che il tetto è sulle 400 rotti euro per la cremazione. Quindi capite benissimo che noi non solo andiamo incontro ai cittadini dal punto di vista economico, ma risolveremo anche quello che è il problema della crescita esponenziale dal punto di vista, come dire, dell'ampliamento del cimitero. Quindi io voterò favorevolmente la mozione, ma invito tutti i consiglieri comunali e l'amministrazione tutta a riflettere sulla possibilità di costruire questa struttura che renda possibile la cremazione e questo nuovo approccio a questo problema. Quindi ho posto sul tavolo una soluzione, spero che ne teniate conto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Crutta. Non vedo più nessuno iscritto a parlare. Metto in votazione punto 11 all'ordine del giorno: mozione ampliamento e gestione del loculo cimiteriale. Che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che sono lo dichiaro. Favorevole Marascia, Di Gregorio, La Crutta, Cangemi, Alestra, Arena, Diadema, Caiazzo, Bonmarito, Safina, Caruso, Firenze, Tumbiolo, Impeduglia, Provenzano, D'Annibale, Pernice, Giacalone Sidonia, Zizzo, Foderà, Norrito e il Presidente. ...22 presenze, 22 favorevoli, punto numero 11... passa. Passiamo alla mozione al punto numero 11 all'ordine del giorno, ampliamento e gestione del 12, mozione energia ecosostenibile. Illustra il consigliere Caiazzo, prego. Grazie presidente, giunta, consiglieri, cittadini. Premesso che lo sport coinvolge milioni di persone dando anche molte soddisfazioni, considerato anche che l'insieme di attività fisiche esercitate ai fini salutistici e formativi. Attraverso lo sport noi potremmo sfruttare l'energia umana trasformandola in energia elettrica attraverso un impianto sportivo con attrezzature da palestra. Rilevato che negli altri paesi esteri è stato realizzato questo impianto avendo un successo enorme, questo impianto sportivo all'aperto può invogliare la comunità a condurre uno stile di vita sano. Una piccola centrale nucleare potrebbe diventare la palestra del futuro, laddove esercitando l'attività motoria consentirebbe la produzione di energia ecosostenibile. Questo fiore all'occhiello darebbe l'opportunità di sfruttare l'energia prodotta alla pubblica illuminazione a costo zero. Impegna l'amministrazione comunale a poter realizzare in quei spazi o aree e dotarle di attrezzature varie, di tipologie, di biciclette, cross trainer, eccetera, dove tutto ciò nell'interesse dell'intera collettività possa essere usufruita anche da quelle persone che non possono permettersi di potersi allenare, trasformando il sudore in energia pulita, trasmettendo tutto in un distributore, permettendo di caricare il cellulare e computer e destinandolo alla pubblica illuminazione, così consentendo un notevole risparmio alle casse comunali. Si auspica che tutti i consiglieri comunali vogliano manifestare il loro assenso votando la mozione favorevolmente. Inoltre la mozione è stata firmata anche dai consiglieri Viviano Impeduglia, Sidonia Giacalone, Caruso, Giampaolo, Tonia Pernice, D'Annibale, Tumbiolo e Giacalone. Grazie. Grazie consigliere Caiazzo. Non vedo consigliere Crutta, prego. Grazie presidente. Siccome siamo in un'aula istituzionale ed è opportuno che quando votiamo con consapevolezza, con coscienza, ma soprattutto votiamo delle cose con competenza. Sapete benissimo quanto mi sia a cuore, da buon movimentista, l'energia ecosostenibile, le rinnovabili, ma quando i documenti vengono scritti in una determinata maniera non riesco, come dire, a condividerli. Mi spiego meglio.
oggetto energia ecosostenibile, l'impegno che si chiede. Leggo attentamente e poi, perché, anche perché vedo che hanno firmato Impedulia, Giacalone, Caruso, Pernice, D'Annibale, Tombiolo, Giuseppe Giacalone. Vi rileggo attentamente l'impegno. Impegna l'amministrazione comunale a poter realizzare in quei spazi o aree e dotarle di attrezzature di varie tipologie di biciclette, cross trainer, eccetera, virgola, dove tutto ciò, nell'interesse dell'intera collettività, possa essere usufruita anche da quelle persone che non possono permettersi di potersi allenare, trasformando, e qui, a parte diciamo le espressioni di prima dal punto di vista formale, questo è sostanziale, trasformando il sudore in energia pulita, trasmettendo tutto in un distributore. Ora, io sono abbondantemente sudato perché qui in quest'aula praticamente c'è molto molto caldo, ma sinceramente, se abbiamo trovato la formula chimica, se abbiamo trovato questa innovazione che consente al sudore di essere trasformato in energia pulita, e allora voterò positivamente questa mozione. Viceversa, se questa trasformazione di sudore in energia pulita, così come si scrive nell'impegno, è una cosa allo Stato, per quanto riguarda la scienza, per quanto riguarda, insomma, chi lavora in questo settore sa benissimo che dal sudore non si può ottenere energia pulita, semmai dal movimento, e allora darò un parere negativo e voterò negativamente la mozione. Consiglio Buttava da conclusione. Perfetto. Naturalmente, riprendo, trasformando il sudore in energia pulita, trasmettendo tutto in un distributore, permettendo di caricare il cellulare, il computer e destinandola alla pubblica illuminazione, così conservando un notevole risparmio alle casse comunali. L'auspicio è che tutti i consiglieri vogliono manifestare il loro assenso votando la mozione favorevolmente. Chiaramente, siccome io sono abituato a votare con consapevolezza, a volte sbaglio pure io, credo che ci sia un errore sostanziale nella mozione, non posso mettere il mio sì a una mozione che esprime che dal sudore viene fuori l'energia. Ancora, grazie. Credo che i ritrovati della scienza non siano arrivati a questo punto. Grazie consigliere Lagrutta, consigliere Gaiazzo e poi consigliere Arena. Grazie presidente. Mi dispiace che il consigliere Lagrutta, quando io ho letto la mozione, forse magari pensava ad altro. Prima dell'impegno, presidente, ho letto: una piccola centrale elettrica potrebbe diventare la palestra del futuro, laddove esercitando l'attività motoria, consigliere Lagrutta, laddove esercitando l'attività motoria, se lei non capisce le cose non è colpa mia. Consigliere Gaiazzo, gentilmente si rivolge. Lei si deve rivolgere alla presidenza. Consigliere Lagrutta. Scusi, lei mi offende e che cosa devo fare? Consigliere Gaiazzo, il consigliere Lagrutta ha capito che lei ha mancato di rispetto. Mi ha mancato di rispetto. Laddove esercitando l'attività motoria consentirebbe la produzione di energia ecosostenibile. Se lei, consigliere, non ha consigliere capito Gaiazzo, la mozione. Il consigliere Lagrutta ha capito che se lei non ha capito la mozione, io la invito a non votarla, ad uscire dall'aula. Grazie. Grazie, consigliere Gaiazzo. Consigliere Arena, prego. Grazie presidente, giunte consiglieri. Anch'io non vorrei fare un avere problema, ma di fatto anche nella lettura non l'ho capita questa mozione. Cioè, come viene tramutata questa situazione? O forse è saltato qualche rigo, consigliere Gaiazzo, io non lo so che cosa è successo, ma nella lettura che è stata fatta io non riesco a capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, non riesco proprio a capire. Parliamo di attività fisica, quindi spazi. Ero convinto che stavamo parlando, ti giuro, all'inizio di problemi di calcio, pallacanestro, qualcosa del genere. Infatti dicevo, ma che c'entra con me? Poi ho capito che c'è una relazione, ma di fatto nella, è questo che forse voleva dire il consigliere, nella scrittura della mozione c'è qualcosa che è saltato. Cioè, non riesco a capire, parliamo di biciclette che camminano elettriche, che cosa vuole dire questa mozione? Non riesco a capirla, proprio nella stesura mi manca qualche passaggio.
Cioè non è che voglio dire che fosse sbagliato, ma nella stesura è saltato qualche passaggio, non riesco a capire di che cosa stiamo parlando. Cioè com'è che facciamo energia? Mettiamo delle biciclette ferme e tu fai lì a pedalare tipo una palestra e questo movimento, quindi velocità, sì, sì. Consigliere, si rivolge alla Presidenza. Non capire oggi questa mozione, perché francamente. Consigliere, finisca il suo intervento così diamo spazio agli altri. Non riesco a capire, se qualcuno me la spiega in altri termini, può darsi che sia io che abbia dei problemi, ma per come è stata scritta, mi sa che non riusciamo a capire che cosa stiamo parlando. Se qualcuno me la vuole spiegare, me la spiega magari non in italiano, anche in siciliano. Grazie, consigliere Arena. Consigliere Caruso, prego. Presidente, grazie per la parola. Presidente, giunta e consigliere comunale. Io credo che il collega Gaiazzo abbia presentato una mozione che è concettualmente chiarissima. Provo a immaginare io. E prego il consigliere Gaiazzo di farmi un cenno con la testa, eventualmente dovesse aver azzeccato in pieno. È un po' come il succo, dovrebbe essere un po' come la ruota della bicicletta, dove poggia la dinamo e in qualche modo si accende la luce. Ecco, quella è la basilare forma della trasformazione dell'energia umana data dal pedalare con la bicicletta, che passa attraverso la dinamo e alimenta, almeno fin quando gira la ruota, la luce di una bicicletta. A questo, nella formula del recupero di questa energia, immagino il consigliere Garazio abbia immaginato un accumulatore di questa energia che poi può essere messa in rete per illuminare la zona dove si può fruire di questa tipologia, non tanto di pratica sportiva, ma di pratica, chiamiamola così, energetica. Io comprendo che appellarsi probabilmente alla mancanza di una nozionistica ancor più specifica e specializzata non può divenire motivo per cui possa scaturire un'incomprensione nei confronti di un concetto sotto forma di mozione, per quel che mi riguarda, abbastanza chiaro. E siccome mi sono riferito all'esempio delle biciclette e della dinamo, queste sono la bicicletta e la dinamo, cose che comprenderebbe immediatamente un bambino di pochissimi anni, che sono i primi che utilizzano la formula della bicicletta con la dinamo. Ora ci si può appellare a tutto, io mi appello anche al buon senso, perché vedete, a volte intervenire quando non è il caso è meglio evitare. Quindi ottima mozione, sono sicuro che verrà votata all'unanimità favorevolmente. Grazie consigliere Caruso. Consigliere Grutta, allora, il consigliere Gaiazzo gliel'ho detto io, ha sbagliato, l'ha offesa, ha sbagliato, quindi sia tranquillo, non c'è bisogno che lei replichi capo il consigliere Gaiazzo, perché non siamo che lui mi dice una parola, io dico un'altra, non esiste, qua siamo qua per lavorare. Quindi metto in votazione il punto 12 all'ordine del giorno, mozione l'energia ecosostenibile. Chi è favorevole sia seduto, chi è contrario si alzi, chi sono dichiari. Favorevole Marascia, Diadema, Di Gregorio, Caiazzo, Bonmarito, Zizzo, Cangemi, Safina, Foderà, Randazzo, Norrito, Giacalone Sidonia, Pernice, Tumbiolo, Dannibale, Impeduglia, Provenzano, Firenze, Giacalone Giuseppe, Caruso e il Presidente. E astenuto invece Diadema, astenuto la Grutta e il Presidente. Anzi, il Presidente favorevole. Astenuto la Grutta e Diadema. Lei è contrario, consigliere? Allora, scusi, contrario solo la Grutta. Sì, favorevole. Consigliere Caruso, 21 favorevoli, un astenuto e un contrario. La mozione numero 12 passa. Passiamo alla mozione numero 13, mozione alberi aria verde dell'Istituto Paolo Borsellino presso San
San Giovanni Paolo II e Lungomare Mazzini. Chi è che illustra l'atto? Cos'è la Corte? Io non lo so che l'ha fatta lei, quindi prego. Grazie Presidente. Io ricordo a tutti che siamo un consiglio comunale, siamo un'istituzione, quindi ritengo che è opportuno non essere offeso. Consigliere Corte, glielo dico per favore, vada al punto all'ordine del giorno. Dopodiché, siccome non possiamo avvallare delle cose che non stanno in cielo e in terra, io per questo giustifico. Ha dato il suo voto contrario, consigliere contrario, non si può. Vada al suo. Abbiamo avvallato cose che non esistono. Comunque, la mozione riguarda gli alberi e area verde nell'istituto Paolo Borsellino, plesso Giovanni Paolo II e sul lungomare Mazzini, destinatario il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, naturalmente mandato per conoscenza all'assessore comunale competente per delega, al dirigente del settore competente. Con la presente mozione i consigli comunali Nicolò Lagrutta, Giacomo Cangemi e Pasquale Safina, in virtù dell'articolo 25 del regolamento sui lavori consigliali, premesso che nel 2015 è impensabile abbattere gli alberi in salute anziché potarli e anche piantarne gli ulteriori semplicemente per incapacità di prendersi cura di essi, considerato che perdere questo enorme capitale di benessere e di paesaggio comporta un sicuro e grave danno molto significativo nella lotta all'inquinamento, considerato che la scuola e le istituzioni dovrebbero formare ed educare le giovani generazioni al rispetto dell'ambiente e della natura, considerato che gli alberi e le piante in genere fanno respirare il mondo e pertanto far apprendere ai bambini l'importanza del prendersi cura degli stessi determina le premesse della comprensione del come si rinnova la vita non solo del genere umano ma di tutti gli esseri viventi sul pianeta, considerato che in data 18 marzo 2015, piuttosto che procedere a potatura, sono stati abbattuti e rasi al suolo gli alberi presenti all'interno del plesso scolastico Giovanni Paolo II dell'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino. Vi ricordo che lì il vento ha fatto cadere un albero, è arrivato sulla strada, il comune interviene, tre alberi, il comune interviene e rade al suolo tutti gli alberi presenti in quel posto, tutti indistintamente. Anche lì non so se è stata fatta una valutazione in che termini, non ne ho notizia, da qui deriva questo atto di indirizzo, perché ok, li hai abbattuti, non sono d'accordo perché avrei voluto diversamente, però ora li voglio ripristinati. Considerato che mentre da una parte si è ritenuto di adottare la soluzione più rapida per mettere in sicurezza il sito onde evitare altre cadute di alberi che avrebbero potuto arrecare danno a cose e persone, dall'altra si è commesso un vero e proprio delitto nei confronti della natura, abbattendo degli alberi pluridecennali, circa 40 anni avevano, che di sicuro meritavano ben altra sorte. Conosco ragazzini che mi hanno contattato, che ora sono quarantenni, che hanno piantato quegli alberi là. Impegnano l'amministrazione comunale a provvedere a piantare dei nuovi alberi non solo nel giardino di pertinenza del plesso Giovanni Paolo II della scuola Borsellino di competenza comunale, ma anche in tutti i siti idonei a realizzare zone di verde pubblico. Onde evitare che si ripetano tali situazioni, si invita l'amministrazione comunale a valutare bene in futuro la tipologia più idonea di alberi da piantare. A tal proposito si ricorda che gli alberi presenti sul lungomare, in questa parte la mozione è stata presentata quando ancora c'erano gli alberi incappucciati di verde, che purtroppo sono seccati, è giusto, versano in situazioni critiche e andrebbero curati e, se deceduti, sostituiti con alberi più adatti al clima specifico del nostro territorio. Inoltre, considerando la loro indispensabile presenza e utilità in caso di situazioni analoghe a quelle presentatesi nella scuola di qui sopra, si sollecita la signoria vostra ad adottare provvedimenti differenti, ovvero a non abbattere ma a potare e sfoltire gli alberi. L'auspicio è che tutti i consigli comunali votino favorevolmente alla mozione. Il discorso è presto detto, questa mozione in parte è superata perché sul lungomare sono stati piantati nuovi alberi, si può discutere sull'opportunità o meno di piantare quegli alberi, sta di fatto che io desidererei che tutto il consiglio comunale invitasse l'amministrazione e soprattutto che l'amministrazione poi lo facesse a non abbattere più alberi, a cominciare a ragionare diversamente, anzi a piantarne di nuovi, dove li abbiamo tolti mettiamoglieli. Soprattutto mi preme sottolineare anche una cosa che vi ricordo: nella Corso Umberto sono stati allocati degli alberi in quei vasi. La processione della Madonna è stata veramente inagevole, io ci sono stato, è stata veramente inagevole. Comunque quel posto va abbellito, ma in quella maniera
con gli alberi così dentro quei piccoli vasi, io non so se era opportuno o meno, non sono un tecnico, ma spero che certe cose non vengano fatte più. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lagrutta. Non vedo nessuno. Consigliere Giacomo, la prego. Grazie Presidente. Siccome si parla di burocrazia, di efficienza delle mozioni presentate, io propongo al consigliere che ha presentato questa mozione, se fosse il caso, di ritirarla, perché la mozione, diciamo, il punto successivo all'ordine del giorno tratta della stessa cosa in maniera più specifica, diciamo. Grazie consigliere Giacalone. Non vedo che il consigliere Agrutti gli ha fatto una proposta al consigliere Giacalone. Mi ha proposto di ritirarla. Allora, ricordiamo praticamente il numero di protocollo. Il protocollo della mia mozione, dell'atto indirizzo, tiene la firma anche di Cangemi e di Safina, è protocollata 30.445, 15 maggio. La mozione successiva è protocollata 30.447, quindi è successiva. Io non vedo il conflitto fra le due situazioni. Sinceramente non capisco perché dovrei ritirarla, a parte che dovrei eventualmente parlare anche con gli altri due firmatari. Consigliere Lagrutta, mettiamo in votazione. Mi piace che anzi abbiate anche voi attenzione al problema e l'avete considerato. Grazie consigliere Lagrutta, metto in votazione il punto 13 all'ordine del giorno, mozione alberi. Consigliere Cangemi, non l'avevo visto. Prego. Grazie Presidente, io non sono assolutamente d'accordo con, ha fatto bene il consigliere Lagrutta a non ritirare l'atto, perché dopo c'è una mozione che tratta lo stesso argomento, non significa che non bisogna discutere questa, anzi io intendo proprio approfondire e dire che è stato fatto un sacrilegio andare a tagliare tutti quegli alberi solo perché uno è stato abbattuto dal vento. Probabilmente se si fosse curato in maniera diversa, con la giusta potatura, nel periodo giusto, e non guardatevi con quelle facce perché vi assicuro che è così. Io non sono un giardiniere, però vi assicuro che le piante vanno trattate e curate. Solo perché una pianta viene abbattuta dal vento non si tagliano tutti gli alberi. Ad ogni modo ho anche una soluzione. Quando sono state spiantate le piante sul lungomare San Vito, ho chiesto al tecnico che seguiva i lavori, ho detto che fine fanno queste piante. Per intenderci, noi parliamo di quelle ficus, c'è qualche consigliere che fa le faccine, a me questo dà fastidio, poi magari non voglio dire il nome per non scatenare la polemica. Consigliere Cangemi. E allora, mi è stato detto, io sempre con massima educazione ascolto gli interventi fate dei parlare il consigliere Cangemi gentilmente, e non ho mai, e nessuno si permetta quando ho qualcosa da dire lo dico in faccia alle persone, non faccio né gesti né mi giro né do le spalle alle consigliere persone. Consigliere Cangemi, vado avanti, quindi questo è un fatto di educazione. Nome del consiglio comunale. E allora, per quanto riguarda gli alberi che sono stati spiantati sul lungomare Ops, qualcuno forse è stufo di sentire queste cose, ma io non lo sono, perché sono stati spesi soldini nell'acquistarli, nel piantarli, nell'espiantare, perché c'erano almeno 7-8 operai, oltre alle macchine operatrici, per fare adoperarsi per questo intervento. Questi alberi non si sa che fine hanno fatto, a me è stato detto lì sul momento che venivano nuovamente invasati e portati in un luogo dove potevano essere curati e poi piantati. Allora io do un suggerimento: perché non piantarli lì dove sono stati estirpati quegli alberi, e quindi andare anche a risparmiare non dovendo necessariamente acquistare altri alberi? E impariamo comunque a curare il nostro verde, perché l'importanza del verde lo conosciamo tutti, non c'è bisogno che facciamo lezioni di botanico o di altro tipo, quindi bisogna imparare e diffondere questo tipo di cultura, curare il verde, perché è utile a tutti. Grazie. Grazie a lei consigliere Cangemi. Consigliere Beduglia, prego. Grazie Presidente, solo una piccola precisazione. Vero è che l'albero in questione era stato sradicato dal vento e quindi che il giardino della scuola andava messo in sicurezza, ma l'opera che poi ha portato al taglio di tutti gli altri alberi in giardino è stata esplicitamente chiesta dalla dirigente dell'istituto.
quindi l'amministrazione credo che abbia agito anche su esplicita richiesta, abbiamo dei verbali di commissione che lo esplicitano. Ci tengo poi a fare un'altra piccola precisazione. Ho sentito anche questa sera dire più volte che l'amministrazione perde finanziamenti per le scuole. Bene, in questo caso, proprio in questo istituto, la scuola, perché purtroppo è dovuta ad una mancanza del dirigente scolastico, ha perso un finanziamento per l'istituto di 350.000 euro, che probabilmente avrebbe permesso non solo di piantare altri alberi, ma di risanare il cortile, le inferriate, le finestre. Quindi si parla sempre delle mancanze dell'amministrazione quando dei dirigenti non pensano neanche a mantenere quel poco di verde, quel poco di decoro che hanno nei loro piccoli giardini. Grazie. Grazie consigliere Peduglia. Per concludere il consigliere Giacalone. Grazie presidente. No, era solo per precisare che, diciamo, per la mia piccola breve esperienza agricola che ho avuto, mi hanno insegnato che gli alberi di pino non sono alberi da bosco, insomma, non sono idonei all'ambiente dove stavano, quindi dovevano essere estirpati in un modo o nell'altro perché erano a rischio. Grazie consigliere Giacalone, metto in votazione il punto. Prego. Vedevo quando mi dovete fare chiudere questo punto, prego. Grazie presidente, mi tocca pure a me. Quindi io, a parte il fatto che sono d'accordo col discorso della mozione presidente, della mozione presentata, che sono favorevole, è vero che è dura e fa male sradicare un albero e ucciderlo, però quando si ha la necessità, dico, io non sono giardiniere, però quando si ha la necessità, o quantomeno per tutelare i ragazzi, tutelare i nostri concittadini, c'è bisogno di estirpare un albero, per carità. E penso proprio che si deve fare, però io voglio ritornare al discorso, dato che siamo in argomento alberi, gli alberi che sono stati spiantati dal lungomare Ops, io non riesco a capire ancora oggi il perché, perché mi ricordo che nel 2011 e allora forse l'assessore, ex assessore Zizzo se ne occupò di questa cosa, c'è stato un grande dibattito sul tipo di albero che doveva essere piazzato lì. E allora attraverso un esperto si è deciso di mettere il ficus australianus, perché dicono che quest'albero, questo tipo di albero, le radici vanno verso il basso e non verso l'alto, così evitano di distruggere marciapiede e quant'altro. Ora, dopo che c'è stato un esperto, dopo che sono stati acquistati, dopo che sono stati impiantati, dico, oggi come mai un tecnico fa una scelta di sua libera spontanea volontà di togliere questi alberi e metterne altri? Dico, e allora il lavoro che è stato fatto nel 2011 non è servito a niente. E poi ancora una cosa, io voglio andare a vedere, perché personalmente da lui mi è stato detto che gli alberi che sono stati tolti sono stati portati tutti nell'autoparco comunale. Io personalmente andrò lì e andrò a vedere quanti alberi si sono salvati e se è vero che sono lì, perché arrivato a questo punto mi sorge un grande dubbio. Grazie. Grazie consigliere Buonmarito. Chiudo il punto 13 all'ordine del giorno, metto in votazione mozione alberi area verde dell'Istituto Paolo Borsellino presso San Giovanni Paolo II e lungomare Mazzini. Chi è favorevole si è seduto, chi è contrario si alzi, chi è seduto dichiari. Favorevole Marascia, Di Gregorio, La Grutta, Alestra, Cangemi, Diadema, Gaiazzo, Buonmarito, Safina, Randazzo, Norrito, Giacalone Giuseppe, Caruso, Firenze, Provenzano, Impeduglia, D'Annibale, Pernice e Giacalone Sidone. È il presidente. Venti voti favorevoli, la mozione numero 13 passa. Passiamo alla mozione numero 14, riqualificazione delle zone esterne all'edificio scolastico Miragliano, sito in via Santoro e Bonanno. Prego il consigliere Giacalone di illustrare l'atto. Grazie presidente. Intanto ci tengo a precisare che la seguente mozione è prettamente connessa con la mozione Orti Urbani presentata in passato dai miei colleghi della maggioranza, soprattutto al punto dove recita orti e scuole, aree per attività didattiche, educative e divulgative per i ragazzi di scuole di ogni ordine e grado che esercitano un ruolo di trasmettitori del sapere delle persone di età, alle persone di età avanzata. Ma mi accingo a leggere
il testo della mozione, che ha come oggetto la riqualificazione della zona esterna all'edificio scolastico Miragliano, sito in via Santoro Bonanno. Premesso che l'amministrazione ha da poco proceduto all'estirpazione degli alberi di pino, considerati molto pericolosi vista la loro altezza e l'intensificarsi delle raffiche di vento negli ultimi anni, considerato che alla luce di quanto sopra riportato ad oggi quell'area risulta quasi inaccessibile ed inutilizzata, i bambini non possono usufruire della suddetta area, qualche cittadino la utilizza addirittura come quasi fosse una discarica, gli abitanti della zona lamentano un danno d'immagine per il quartiere vista la situazione in cui desta il terreno, la scuola è un istituto fondamentale in quanto è proprio da lì che si formerà il futuro della nostra società, si stanno perdendo i valori e la cultura dei nostri prodotti tipici, che la scuola potrebbe essere molto utile per far sì che questo non accada. Per tutto questo si impegna il signor Sindaco, l'assessore ai lavori pubblici, l'assessore alla pubblica istruzione e l'amministrazione comunale tutta ad effettuare interventi di riqualificazione ai fini didattico-educativi procedendo all'impianto di alberi che rispecchiano la nostra tradizione come aranceto, limoneto e oliveto e creare quindi un percorso dove i bambini possono passeggiare e nel frattempo imparare a conoscere la nostra tradizione. Tutto ciò ovviamente non intralciando le uscite di sicurezza dell'istituto. Poi chiedevo anche un'altra cosa, perché cioè sistemare la cancellata all'angolo tra la via Santoro Bonanno e la via Stefano Ferro, che fa parte sempre dell'istituto, distrutta dalle ruspe in passato ed appartenente sempre all'istituto. I firmatari della seguente mozione sono stati il consigliere Ingargiola, Gaiazzo, Tumbiolo, D'Annibale, Alagna, Caruso, sì. Emanuele Alagna, questi non si capiscono, vabbè, comunque grazie a tutti. La Grutta, grazie del consigliere La Grutta. Ricordo a tutti che le mozioni già sono tutte depositate nell'ufficio presidenza, quindi per essere in aula già sono state siglate da tutti. Quindi prego i colleghi consiglieri di esprimere parere favorevole per la seguente mozione. Grazie. Consigliere Giacalone, non vedo nessuno iscritto. Consigliere Rina, prego. Grazie Presidente, Giunta, consiglieri. Io ho dei dubbi in proposito di tutte queste mozioni che riguardano il problema delle scuole, ma è il Comune che deve fare queste opere di riqualificazione o è la parte dirigente che ha delle somme a disposizione, disponibili per fare questi lavori? Perché se dobbiamo fare delle mozioni di questo tipo, possiamo fare una mozione diversa. Facciamo sì che a livello del carico comunale si aumentino le quote pro bambino, pro persone che usufruiscono dell'istituto, in modo che le somme disponibili da parte del dirigente siano maggiori. Perché per quello che potevo capire io e sapevo, era tutto a carico della dirigenza che ha delle somme a disposizione che dà il Comune per fare tutti questi tipi di lavori. Poi magari i dirigenti si lamentavano perché secondo loro era poco quanto si veniva dato da parte del Comune. Quindi possiamo fare invece un'altra cosa e togliere, io non sono di maggioranza, ma capisco che credo che sia anche non conducente questo tipo di lavoro. Portiamo il regolamento in aula e facciamo aumentare le aliquote o le quote pro o scolaro per ogni scuola, in modo che se un euro lo portiamo a un euro e mezzo, i dirigenti hanno la possibilità di sfruttare queste somme e fare quei lavori di riqualificazione che credo che non siano a carico di un'amministrazione comunale. E così come magari non c'è bisogno di fare tutte queste situazioni, perché mi sembra che stiamo andando un pochettino al di là di quelli che sono i compiti dell'amministrazione. Per carità, sono tutte delle richieste, quelle di Santoro Bonanno è la zona dove ho vissuto fino a 50 anni, quindi so benissimo qual è il problema, o anche dalle altre scuole. Ma credo che ogni volta cozzavamo, almeno fino a 2 anni fa, con l'esigenza da parte dell'amministrazione che diceva non sono compiti che riguardano l'amministrazione. Cioè ci sono le somme a disposizione dei dirigenti che devono fare tutte queste zone di riqualificazione. Tant'è che in quelle commissioni, spesso, il consigliere Buonmarito ne è testimone, si faceva in modo che alcune associazioni di volontari si prendevano carico della riqualificazione, della pulizia dei giardini, proprio per non entrare nel merito di questo tipo. Poi se si devono fare delle opere di riboscamento con alberi che siano di limone, ma chi è che non è d'accordo? Tutti siamo d'accordo. Il problema è cercare di trovare la soluzione.
Credo che la soluzione sia quella di cambiare quel regolamento. Grazie. Cioè fare sì che il Consiglio Comunale ritorni quel regolamento e si mettono delle somme a disposizione di tutti i dirigenti superiori a quelli che hanno per ora. Non so se sono dei limiti di legge, non glielo so dire francamente. Può darsi che invece la legge permetta di portare queste quote di maggioranza e quindi tutti questi problemi poi diventano a carico del dirigente, perché è molto facile poi, come dire, criticare l'operato di chi non ha colpa in quel momento e poi magari noi facciamo tutti questi interventi che secondo me sono che vogliono cercare una soluzione, ma non è fattibile la soluzione, perché tutte le scuole dall'indomani cominciano a dire ma perché là sì e qua no. Va grazie bene? Dottor Arena, ha chiesto di parlare al consigliere Diadema, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, amministrazione, consiglieri. Effettivamente facendo parte della Commissione Pubblica Istruzione abbiamo affrontato il problema più volte e da un giro che abbiamo fatto in diverse scuole abbiamo visto che effettivamente in molte di esse è necessario intervenire con eventi che non sono più di ordinaria amministrazione ma con pulizie e sistemazioni esterne soprattutto che vanno nella straordinaria amministrazione. Ora, affrontare il problema così come si diceva in maniera radicale sembra semplice ma non lo è, perché avendo discusso con diversi dirigenti abbiamo avuto notizia che il personale delle scuole non è autorizzato a fare alcuni lavori esterni, per cui il dirigente deve ricorrere a delle escamotage recuperando delle somme, pagando un extra a questi dipendenti che devono firmare una liberatoria perché non hanno delle coperture assicurative. Capite bene che tutto ciò diventa difficoltoso da gestire. Ci sono dirigenti che effettivamente ritengono di non prendersi queste grandi responsabilità perché un dipendente che si fa male è sempre un organico che viene meno alla scuola e per cui sarebbe necessario forse intervenire diversamente. Il suggerimento che più volte ho dato da questi banchi e che abbiamo fatto anche in altre maniere, anche tramite la voce della Commissione, sarebbe quello di evitare di arrivare alla straordinaria amministrazione e aiutare un po' tutte le scuole prima che inizi l'anno scolastico con un intervento che vada in direzione di tutte le scuole, non di alcune sì e di altre no, e intervenire in maniera paritaria dappertutto con un intervento straordinario, nel senso che, Presidente, abbiamo avuto modo di vedere che nella maggior parte delle scuole è necessaria proprio una ruspa per togliere quello che c'è all'esterno delle scuole stesse. Ecco che diventa farraginoso poter entrare in merito ai contributi dati o in merito all'aumento dei contributi, cosa alquanto impossibile visto i tipi di bilanci che ormai si vanno a chiudere, per cui un intervento dell'amministrazione straordinaria va fatto e mi auguro che, dicendolo nel mese di luglio, si colga questo invito e mi auguro che venga fatto non come l'anno scorso, Presidente, che purtroppo ci siamo ritrovati ad ottobre, novembre con le bacce alte, bacce che poi portano gli animali e quanto dire. Approfitto, Presidente, per rivolgere gli auguri più sentiti intanto al nuovo comandante della Capitaneria di Porto che è entrato appena adesso e sostituisce il nostro comandante Accetta, quindi tanti auguri di buon lavoro al comandante Giovetti. E approfitto, Presidente, e chiudo anche per fare gli auguri di buon lavoro all'onorevole Gucciardi che da oggi riveste un'importante carica come quale quella dell'assessore regionale alla sanità. È un nostro compatriottano, nel senso che è della provincia, quindi immagino e sono sicura che avrà anche un occhio attento alla nostra città. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Dema. Consigliere Giovanni, prego. No, Presidente, solo per precisare che la mozione si è scaturita, diciamo, dopo il colloquio avuto con l'assessore Spagnolo, il quale mi ha confermato verbalmente che gli interventi per tutti gli altri istituti si faranno. Quindi
solo per questo. Grazie a lei, consigliere Giacalone. Consigliere Caruso, prego. Sì, Presidente, grazie. No, soltanto per dire che l'oggetto della mozione, soprattutto il concetto della mozione che riguardava in qualche maniera attraverso le scuole il recupero da questo punto di vista della nostra parte culturale identitaria legata agli alberi da frutta, in qualche caso comunque da prodotto nostro, nostrano, e mi ha fatto pensare a ciò che avevamo già all'unanimità approvato attraverso la mozione presentata dalla seconda commissione al tempo, che riguardava orti urbani e in una particolare tipologia di applicazione riguardo proprio a orti urbani e periurbani c'era proprio quello che si chiama, questo lo ricordo perché l'abbiamo lavorato in commissione anche alla presenza del consigliere Arena, e si chiama orti e scuole, dove recita di preciso, lo leggo qui proprio dal sito: aree per attività didattico-educative e divulgative per i ragazzi di scuole di ogni ordine e grado ed esercitano un ruolo di trasmettitori del sapere dalle persone di età avanzata, etnobotanica in questo caso. Solo per chiarire, insomma, la strada è quella giusta. Grazie a lei, consigliere Caruso. Non vedo nessuno iscritto a parlare. Consigliere Pomerito, lei me lo fa apposta. Prego, consigliere Pomerito. Grazie, Presidente. Riguardante questa tematica, che diciamo quando fu nella scorsa legislatura io come commissione che facevo parte della commissione, non mi viene, pubblica istruzione, ecco, cioè io tra virgolette non ho fatto un cavallo di battaglia, perché anche noi abbiamo fatto il giro delle scuole allora e ci siamo veramente resi conto che il verde pubblico all'interno delle scuole era disastrato. Però noi attraverso la commissione e poi anche attraverso varie situazioni, varie conoscenze, conoscendo anche altre associazioni e quant'altro, siamo riusciti a coinvolgere alcune associazioni e io le posso garantire, Presidente, che spendendo pochissimo, è una cifra irrisoria, proprio sono il minimo delle spese, noi siamo riusciti ad ottenere la pulizia per 3 anni consecutivi di 5 scuole a Mazara del Vallo, tra le quali una è la scuola Santa Gemma, e ne sono testimone e attraverso pure delle foto. Quindi tipo, si dice che nella vita volere e potete, non è detto che per forza un impiegato o un bidello che lavora all'interno della scuola deve avere un permesso ordinario o straordinario per fare un intervento, perché lì non è la questione che serve un operatore o un due operatori, ma bensì ci vuole una mano comune, e attraverso le associazioni, come io ho riferito un paio di mesi fa all'assessore Spagnolo, mette in moto le associazioni, ci sono un sacco di ragazzi che hanno tanta voglia di partecipare, basta semplicemente coinvolgerli. Quindi nella vita volere e potere, e si risolve il problema. Grazie. Grazie a lei, consigliere Bonmarito. Metto in votazione punto 14 all'ordine del giorno: riqualificazione delle zone esterne dell'edificio scolastico Miragliano, sito in via Santoro Bonanno. Che favorevole si è seduto, che contrario si alzi, che sono dichiari. Favorevole Marascia, Di Gregorio Lagrutta, Alestra Arena Cangemi, Diadema Caiazzo Bonmarito Safina, Foderà Norrito Firenze Tumbiolo, D'Annibale Pernice Caruso, Giacalone Giuseppe Impeduglia e il Presidente. Venti presenti, 20 favorevoli, la mozione numero 14 passa. Passiamo alla mozione numero 15, area parcheggio pubblico e servizio del nuovo ospedale. Illustra il Presidente, il Consigliere Di Gregorio, prego. Anche questa è una mozione fatta dalla terza commissione. Visto il nascente ospedale, si è parlato tanto che sta diventando una struttura di serie A, però la commissione si è proposta di andare a fare un sopralluogo solo mirato all'esterno, perché non siamo potuti entrare all'interno dell'area dell'ospedale. Quindi abbiamo notato che manca l'area destinata al parcheggio. Quindi, al che abbiamo presentato una mozione. Premesso che la fine del 2015, o al massimo nei primi mesi del 2016, ostacolo permettendo, dovrebbe essere ultimati i lavori di ristrutturazione dell'ospedale a Belaello, con le conseguenti aperture del reparto degli ambulatori specialistici.
Il nascente complesso ospedaliero, si dice, sarà polo di alta tecnologia medica, connotandosi come punto di eccellenza regionale, con un bacino d'utenza provinciale notevole e pertanto sarà utilizzato giornalmente da centinaia di persone, cioè operatori, utenti e parenti in visita ai ricoverati, la cui maggior parte raggiungerà l'ospedale con mezzi propri. Che la prossima apertura del nosocomio e ancor prima la nascita di un ufficio postale, di un rifornimento di carburante, di un plesso scolastico e di numerose attività commerciali porterà a un'intensa mobilità veicolare che impegna la viabilità locale, che pertanto è indispensabile prevedere per il nuovo ospedale una robusta dotazione di posteggi pubbliche a servizio della struttura, anche in considerazione del tessuto urbano della città di Mazara del Vallo, assai carente per quanto attiene la dotazione di parcheggi. Constatato che non esiste un parcheggio pubblico esterno all'ospedale, pertanto le auto degli utenti devono necessariamente sostare nella via Salemi o nelle vie laterali, talvolta a considerevole distanza, obbligando gli stessi a percorrere a lungo tratto di strada a piede, non sempre compatibile con il loro stato di salute. Soprattutto negli orari di visita, quando l'afflusso dei cittadini aumenta notevolmente, le auto sono posteggiate dove capita, in modo causale e non in divieto di sosta, creando ostacoli alla viabilità. Al danno rischia di aggiungersi spesso la beffa perché si reca in ospedale, visto che non riuscendo a trovare posto per parcheggiare si incappa a volte persino nella multa dei vigili urbani che si trovano in zona per monitorare la viabilità. La mancanza di un parcheggio pubblico è una situazione insostenibile. Per chi è giovane e sano potrebbe sembrare un'inerzia, ma per gli anziani, per le donne in gravidanza, per gli invalidi, coloro che hanno un familiare con difficoltà di deambulazione, la mancanza di un parcheggio pubblico può causare intoppe, ma non da poco. Da oggi forse non si coglie ancora l'importanza di questo intervento, ma all'apertura del nuovo ospedale si capirà quanto sia importante. Ritenuto doveroso un intervento immediato, si spera prima dell'inaugurazione del nuovo ospedale da parte dell'amministrazione comunale, affinché si stanziano le risorse necessarie ad un'opera non rinunciabile neppure un giorno. Considerato che dietro l'ospedale c'è la via Novara, Corso Italia, adiacente l'area di emergenza, urgenza, si estende un lotto di terreno di circa 3.500 metri quadrati di proprietà privata che potrebbe essere utilizzato come parcheggio pubblico. Tra l'otto di terreno, distante poche decine di metri dall'ospedale, sembra ideale valvola di sfogo per i pazienti, utenti che per i lavoratori dipendenti. Tutto ciò premesso, impegna il sindaco e la giunta affinché si adoperino per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area sovraindicata, in quanto opera di interesse generale come estensione di servizio dell'ospedale a Belaello di Mazara del Vallo. Presidente, durante questo colloquio noi abbiamo potuto constatare che dietro stante l'area d'emergenza che c'è attualmente e proprio nelle vicinanze dell'ospedale c'è un'area, una vasta area di terreno già nel PRG anche con vincolo decadute destinata al parcheggio. Per questo noi ci siamo sensibilizzati a impegnare l'amministrazione affinché si adoperi per e mettere in campo tutte le strumenti necessarie per poter andare a realizzare questo parcheggio. Grazie. Grazie a lei, consigliere De Gregorio. Non vedo nessuno iscritto. Consigliere Crutta, prego. Grazie Presidente. Volevo solo aggiungere alla mozione una cosa, ovvero che consigliere Crutta, gentilmente consigliere Crutta. Volevo aggiungere che consigliere Crutta. Prego, consigliere Crutta. Volevo aggiungere semplicemente che intanto sono d'accordo con il discorso dei parcheggi. C'è anche un'altra area che è possibile utilizzare in questi termini. Un'area che attualmente è abbandonata, è piena di rifiuti e si trova proprio di fronte alla zona dove arrivano gli autobus. Era prima un supermercato. In quella zona praticamente
il tetto non c'è più, basterebbe buttare a terra due muri, prendere in carico l'area, che non so, non ho informazioni se è confiscata, sequestrata oppure ancora di qualche cittadino, se è nella disponibilità di qualche cittadino privato, e utilizzarla anche lì come parcheggio nella disponibilità dell'ospedale e come eventualmente area dove migliorare il servizio per quanto riguarda coloro i quali viaggiano nei pullman, che attualmente stanno lì sotto una piccolissima pinzellina. Quindi anche quest'area, di eventualmente valutare l'opportunità anche per questa alta area di renderla e utilizzarla come parcheggio. Per quanto riguarda il resto, naturalmente la mia attenzione come protesta da cittadino, perché da decenni e soprattutto negli ultimi tempi ormai è diventato impraticabile il fiume, io credo che è giunto il momento di dragare e credo che tutti dovremmo indossare questa maglietta, perché non voglio attribuire colpa a nessuno, però è opportuno che tutti ci diamo una mossa. Se è il caso che andiamo, chi con la fascia, chi con le magliette, nei posti dovuti, a sbloccare questa situazione che è veramente insostenibile. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lagrutta. Non vedo più nessuno iscritto a parlare. Metto in votazione punto 15 all'ordine del giorno, mozione area pubblica a servizio del nuovo ospedale. Che è favorevole si saluto, che è contrario si alzi, che sono stati chiari. Favorevole Marascia, Di Gregorio, Lagrutta, Cangemi, Caiazzo, Buonmarito, Safina, Foderà, Norrito, Firenze, Tumbiolo, Caruso, Giacalone, Giuseppe, Impeduglia, D'Annibale, Giacalone, Sidonia, Pernice, il Presidente. Presenti, il punto numero 15 passa. Visto l'ora tardi, chiudo il Consiglio Comunale. Buonasera a tutte, grazie.